alle classi del tantra, quindi parlare dei preliminari e parlare proprio anche dei preliminari della motivazione che ci vuole durante la vita quotidiana. Da citare anche che ci ha gli agnelli e le ciò ma c'è con gli acciò c'è niente cansante qua ne ho questo ris in andate che va andata ane na vece in da na vece li ane cartore cansa quei gente a ci tien c'è ni su cui ore ci da anche cansa quei gente niente ane ho un che si trova che ci ci andata ane che cansa quei gente so su conto c'è gente mi so su devo fare di ne di ne gli da un tempo. Allora, ma su tutte le cose, su tutte le cose, su tutte le cose, Dewan dewa mana tunge mende bati semja ku tua ja sama cipu cha dia wadis. Hindu inda taja uta basa je jum dia dia roa semja sama samja ki itu senye re masi. Mato nampa cipu je ani shenda liya sanje rumah sung maris. So generally, before being a practitioner, first of all, we need to be a good human, right? We need to have a proper mind, that mind going to practice on the path of tantra, like we have done with White Tara, second commentary initiation, and then we are going to practice it. To become a good practitioner, first of all, you need to develop a good mind, a proper mind that can able to develop the quality of Tantra and you are able to practice properly. So without having the basic, without having a good mind, without being a good human, you are not able to be a good practitioner also. So preliminary become very much important. Generally, as I mentioned even before, that there is two way of practicing, and the Buddha had given teaching into two base or two condition. One was general; he had given a teaching generally to everyone, and then one is extraordinary that individual person has to accept it and then have to practice individually. Like everybody have a different capacity of practicing. So some practice like Kriya Tantra, Charya Tantra, and Manu Yoga Tantra. These are the individual choice that person can take and then can practice. So that is the individual choice. But when Buddha gave general teaching, it's benefit to all sentient beings. There was no Buddha never differentiate people by saying that you are Buddhist so you can listen my teaching and if you are not Buddhist you can't listen my teaching. For him was everyone was equal. So his general teaching was how to develop the genuine mind, how to become a good human, how to find a good mind which is inside you. Then you can able to practice the extraordinary teaching that he was giving, you know, in the by the capacity of individual. So without having the preliminary teaching, without having the preparation of your mind as a beginner, you can't practice properly as an extraordinary practitioner like Tantra and Allora, innanzitutto per essere un buon praticante del buddismo, se uno è buddista, oppure anche per essere un buon essere umano, diciamo, quello che è necessario avere è avere una buona mente, avere una mente buona. E il Buddha ha dato due tipi di insegnamenti quando ha insegnato. Ha dato gli insegnamenti generali che erano per tutti gli esseri senzienti, perché Buddha non faceva distinzione tra chi era buddista e chi non era buddista. Dava insegnamenti per beneficiare tutti gli esseri senzienti e tutti potevano partecipare ai suoi insegnamenti. Poi c'erano gli insegnamenti, quelli specifici, quelli straordinari, si dicono, che sono proprio gli insegnamenti del Tantra. Ma questi insegnamenti erano appunto per persone che erano già preparate, avevano preparato la loro mente prima, quei preliminari. Ed erano specifici in base anche questi alle possibilità di questi esseri. Ci sono quattro classi del Tantra, cioè la classe del Kriya, del Charya, dello Yoga, del Manu Yoga.
e in base anche a questi, alla predisposizione della mente di questi discepoli, dava questi tipi di insegnamenti. Ma la cosa da capire è che senza avere una mente pronta, una mente ed essere un buon essere umano, avere una mente pronta, aver ascoltato gli insegnamenti prima di base, allora non sarà possibile praticare il tantra, non sarà possibile praticare quelli che sono gli insegnamenti specifici. Perché? Perché di base ci vuole il fatto di avere una mente pronta e di essere un buon essere umano. So the preparation of our mind is very much important. Without the base, you can't be a good practitioner. Let's take an example of teeth. If you want to, if you want to grow something on the field, first of all, you need to work a little bit, right? The hard are, if the land is so hard, you can't plant anything. If you wish, for example, you have a great wish of having good fruits in your land. So first, you have a great wish and you know the result of having that seed in your ground, in your field, is a good because you're going to have it, right? But to have that good result, you need to work a little bit. So you have to, you have to make the smooth the earth, and if there is a rock, bubbles, and some kind of poison herbs, you have to take it out. If the land is not good enough, you have to fertilize that. You have to work a little bit. You have to prepare the land first, right, of your field. Then you can choose whatever you want to plant, whatever you want. Then the result of your hard work will bring a good result to you. So you can able to have a good crops, good fruits, good flower, whatever you want to plant. That is an individual choice. Exactly, our mind is like that. Our mind is like a field. So if we don't have a smooth field, which is not had done his homework, let's say, so you can't practice anything, and it won't bring a good result to you. So first of all, we need to find out what is in our mind, how to make our mind smoother. So we have to see, as we have checking the land, there is a bubbles, we took it out. Is there a poison herb, we took it out. You know, if the land is not fertilized, we are fertilizing it. So there are so many work. Exactly we have to do with our mind. So whatever the affective motion we have to understand what are the affective motion, what are the poison is that, we have to take it out. We have to work a little bit with our mind. So when your mind, as a foundation, as if it is ready,
you can practice whatever you want. You can, you as an individually, you choose a different seat. Exactly, you can choose any kind of divinity. It's up to your wish. So you can practice genuinely, perfectly on your mind. If you are not a practitioner, if you are not a Buddhist, doesn't matter. You can apply that good mind in your daily life. So first thing that you will get a great benefit, you will spread harmony around you. You will have a good and happier life. You will have more friends, less fear, and then you will have a better life, less enemies, right? So the having a foundation, having a good mind is the basic thing, the foundation that we need to find it out and we have to build it. Quindi la preparazione della nostra mente prima di praticare è molto molto importante. Se noi non prepariamo la nostra mente prima di metterci a praticare il Dharma oppure nella vita quotidiana, non saremo poi in grado di farlo. Prendiamo un esempio, facciamo un esempio. Se noi abbiamo un campo che vogliamo coltivare e poi mettere i semi e fare sì che i nostri frutti o quello che decidiamo di piantare possa crescere nel modo corretto, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo vedere com'è il terreno. È duro? Si ci può piantare qualcosa? Ci sono delle erbe velenose? E andare a levare tutto quello che non ci permetterà poi di piantare i semi che noi vogliamo piantare. Quindi dobbiamo ripulire completamente questo terreno e renderlo fertile abbastanza da poterci poi piantare quello che vogliamo. Quando il terreno sarà stato ripulito da tutte le contaminazioni, allora cosa possiamo fare? Possiamo scegliere. Che cosa voglio piantare? E quella sarà la nostra scelta. Quindi decideremo per esempio di piantare un certo frutto, un certo fiore e a quel punto quando il terreno sarà pronto pianteremo quello che vorremmo piantare e quindi poi questo frutto, quello che abbiamo piantato, crescerà nel modo corretto se poi ovviamente lo bagniamo e gli diamo tutto quello di cui ha bisogno. La stessa cosa avviene con la nostra mente è uguale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiederci che cosa c'è nella mia mente, cosa c'è all'interno della mia mente, quali sono le afflizioni mentali che non mi permettono di avere la mente pronta per poter praticare, come posso ripulirla, come posso renderla pronta. E a quel punto incominciamo a guardare che cosa c'è all'interno della nostra mente, quali sono le afflizioni, in questo modo toglierle piano piano, lavorarci per preparare il terreno, quindi per preparare la nostra mente a praticare poi il Dharma. In questo modo saremo poi in grado veramente di praticare e a questo punto, come abbiamo fatto con il seme, saremo poi in grado di scegliere quale divinità sarà più adatta a noi e genuinamente poi praticare questa divinità e comportare avanti la nostra pratica. Ma anche se non si è praticanti e quindi non si pratica il Dharma, magari non si è buddhisti, quello che si può fare è preparare la propria mente in modo che poi nella nostra vita possa esserci armonia intorno a noi, si possano avere più amici, si possa avere meno paura, si possa avere meno nemici. E in questo modo cosa bisogna capire? Che avere una buona mente è proprio il fondamento della propria pratica e anche di una buona vita quotidiana. Tomba Shulia, Anielia, Anne Chiki, Cartore, Mark Tomba, Pasha, Anne Kate, Chiki, Anne Consan, Pujango, on the Jenna, Mark Tomba Sugar, Mark Tomba Shun, Chanju Sembe, Tombata, Mark Tombata, Kamatokris. Then you got a Tita, my infant, a little chicky, Kimbe Tomba Jenna, Kenya Tomba Chibo, Chasha from the Jenna, because you won't think about to the name Kenya Tomba Unimitable Sumbris. Even when we are when we want to practice and when we want to take any higher initiation, first of all, we get before getting the initiation, we get vowed, right? We get vowed,
So first, our guru always give us the vow of bodhicitta mind. If one person have a quality of bodhicitta mind, they can able to achieve the vow of tantra also. Without the mind of bodhicitta, it's difficult to receive the tantra mind. So that's why whenever we get initiation, we get bodhicitta vow and then tantra vow, right? We get like that. So if one person doesn't have the basic, it's difficult to receive even the vows. Even for example, when we take five lay vows, right? So when we take the first the five lay vow, we have to we have to keep the commandment of 10 ethical of being a good human. So it means we have to avoid the 10 wrong view, right? And then we can able to practice the five lay vow. Anche quando vogliamo praticare le classi più alte del tantra, prendiamo appunto le iniziazioni, durante le iniziazioni, se non abbiamo la mente pronta e quindi abbiamo bodhicitta all'interno di noi, prima di prendere le iniziazioni tantriche, che cosa vengono dati? Vengono dati i voti di bodhicitta. E quindi per avere una mente pronta per poi poter praticare il tantra, si deve aver sviluppato questo tipo di mente, si deve aver sviluppato la mente di bodhicitta. E come base che cosa si deve fare? Innanzitutto lo sappiamo, durante le iniziazioni vengono dati quelli che sono i 5 voti dei laici, e durante i 5 voti dei laici, quando li prendiamo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mantenere quelle che sono le 10 azioni positive ed evitare quelle che sono le 10 azioni negative. Mita mai be chulu ramada re tananda mi che jena ma jena che jinye in chulu ramada ananda che ma jinye in chi ani jide de liya kyo wa ma ji kya ma le nya da ani chi len de kya ma le nya ti de yeso du jo ne die de wa de wa da tumhe me de chi ba che go re che ta ta tumhe me de wa ta de wa de ya gi dud kar re ti che che go re. So generally when we see the general wish of all the sentient being, let's say the sentient being, they want to achieve the happiness and they want to avoid the suffering, right? It's not a question about a practitioner or non-practitioner, you are religious or non-religious. If we try to see that what even the animal, even the small insect, they want to avoid the suffering, they want to achieve their happiness, right? There are some people, those are practicing different religion, and we are not talking about only Buddhist. In any religion, they always try to practice to achieve the happiness and they want to avoid the suffering. Even those people, those who don't believe in religion, those who don't believe in karma, or those who don't believe in a future life or past life, even those people, those general people, those normal people, they also want to have the happiness. They want to avoid the suffering. So generally when we see the general wish of all human being, all sentient being, it's the same. We want to avoid the suffering and we want to achieve the happiness. Quando noi guardiamo in generale a tutti gli esseri senzienti, che cos'è che troviamo in comune con tutti? Il desiderio di essere felici e di non voler soffrire. Questo è una cosa che fa parte proprio di tutti gli esseri, anche se guardiamo gli animali, per gli animali è la stessa cosa, vogliono essere felici e non vogliono soffrire. E questa cosa qui non è che fa parte solo dei praticanti buddhisti, per esempio, anche nelle altre religioni, chi pratica la propria religione, il più grande desiderio è proprio quello di non voler soffrire e di essere felici. E anche chi non crede in nessuna religione, chi non crede nella legge del karma, chi non crede nelle vite passate e future, ha lo stesso desiderio, cioè di essere felici e di non voler soffrire, ci accomuna proprio tutti questo desiderio. Ande inza kare sena ane tumhe mendebe ane ta yuti kwa thugwa re sena tumhe mendebe ti te ngara tu chida ke samlota ina ale che chida shira ma shin gin chida mi samlota ina tumhe da te was nya ti ti shenda ru chine kali chi ki rangshin gi yong sha gar chi ma shi ne ti tawar te su 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 sha gar te su ka ke ne samlo na ko gyo ma re ta ma ri na de che nyam le chi nya tu zu ina tāwa rāṅ tūkī bī shīngirī mācī, chū yam lī mācī ngē, tā chū shirā chitā, tē gōm hācū ngē rūp, tē tē tī chī kī, wān tsaṁ shū chē shen, tā chū shirā kī mē ngē tī sū, anī shirā hō tsū mā rūs kārā sī nē, tū ngē tā tē wā sī tū kāng, chī tā ngē chī tū yōng shā kā rā chī mā shī, tī tū sū yōng
So even we are willing to have happiness, but we get suffering unwillingly, unexpectedly. We feel and we face the suffering. So even we want to have happiness and we work for that, but we don't get it, right? When then we face more other suffering. So we need to find it out why it's happening. What are the cause of suffering? So we need to think about it. Generally, let's think in a general way, not like a practitioner, because those who had been receiving teaching, they may know, you know, they may know, like, there might be people, those who just take the initiation, but they really don't understand the real method of finding the what are the cause of suffering. So today, I'm going to speak in a brief way because we don't have much time. Because generally, when we are trying to find the real cause of suffering, there are so many different methods to remind us, to make us understand those are the cause. And there are so many different examples which make us easier to understand and to the reality what are the real cause of suffering. So we don't have much time, but I will try my best to make it more brief, to make you understand in a general way that why we are facing all this problem. Because in a general way, the general mind, let's say the common people, they always think that the suffering or happiness is external, you know, it coming from outside. When you feel suffering, you feel like there is someone who is giving you this suffering, and there is some reason that is coming to you and then giving suffering. The reason can be your partner, your friend, you know, there is always external. And then even the happiness, we said because of this we are getting happiness. So we always try to see something is external, is coming to you. Those who are practicing Buddhism and those who know the philosophy, they might know that the real cause and cause of happiness and the suffering is from ourselves, from inside to outside, you know, not from outside to inside. But those people who don't understand it, and those people who doesn't have this clear vision of this, I will try to make it more little clear. Allora, abbiamo detto che tutti gli esseri vogliono essere felici e non vogliono soffrire. Ma nonostante questo desiderio, che cosa avviene? Che anche se il desiderio è presente, quello che la maggior parte delle volte otteniamo è proprio l'infelicità. E questo perché avviene? Ce lo dobbiamo chiedere. Come mai, nonostante io voglia essere felice, continuo a soffrire? Qual è la causa della mia sofferenza? Quando i praticanti in generale, parliamo adesso dei praticanti un attimino, i praticanti magari prendono un'iniziazione, chi pratica il buddismo, prendono iniziazione, ma in realtà non sanno nemmeno quali siano le cause della sofferenza. E queste vanno conosciute, vanno assolutamente conosciute. Ci sono tanti metodi e tanti esempi per capire quali sono le cause della sofferenza, da dove arrivano. E oggi non abbiamo abbastanza tempo poi per andare nel dettaglio, per capirle proprio bene, ma cercherò di fare del mio meglio per potervi comunicare quello che riesco in questo poco tempo che ho. Per le persone invece che non praticano il buddismo, che magari non sono buddiste, cosa succede? I buddisti magari dovrebbero conoscere che le cause della sofferenza non sono cause esterne, non vengono dall'esterno, ma provengono dall'interno. Coloro che invece non conoscono il buddismo magari credono la causa esterna è sempre la causa della sofferenza viene sempre dall'esterno, sia nella sofferenza che nella felicità. Magari si pensa, quando c'è la sofferenza c'è sempre qualcuno che ci fa soffrire, magari il nostro partner, il nostro amico, i nostri genitori. E anche nella felicità pensiamo sempre che ci sia qualcosa all'esterno che ci renda felici. E invece questo non è il caso, la causa è sempre all'interno. E adesso Lama cercherà di spiegare al meglio nel breve tempo che abbiamo. Chi è il signore? Chi è il
아니 미터 좀 제만은 깨제 동네 사야 엄마는 시라 제도 할때 이네 하나 간다 그랬대 해도 그랬대 이네 동네 사네 뒤에 사고 요 말이스 하나다 하나 좀 민참을 탐제기 지기 쇼가 미카 담바다 같이 봐도 진례가 제발에 시작해야 돼 그래서네 동네 전화 안에 뒤 깜고 지야다 여러 루야 같이 또 다치 변조 사야 된다 할래 제거 그랬대 인도 가는 변조 처모 그제 유선도 교네 Assemble to me, Chana, Joga San to your mother's. Palakandam, they wanted to go to the same to me, Chana San to your mother's. That all I banjo and chapel, she would chat on the children. But to me, sir, you little hunger and banjo and then to me, Trevor in Buddhist. Michenda never to me, she would order the banjo and chapel, she would do it. And Michenda, Chidam, and she called Trevor your mother's tea, banjo and chapel to do, and that to me, Trevor should I order Scarasena, and he can. Sembunalia, and then check the. Banjo, what I in a dish was under every time we done, and to get the couple of similar cables. The inter, and eh, the similar can make a pair of sham in a banjo can make a use of the tuna. A palm was near the other, and eh, that she does acquire, you know, special thing is quite this chibo and good machine, a similar cheer on this. Yet I need to watch it down from the tuna palm was keep chances, which is near this. And eh, today inter, and eh. Banjo saya the Dungegi Tanta Sego, the tea to match the sun to Madis. The Dungegi, the Karasa, who we are saying, Dungegi, Tau Sayati, Ram, the Julia, you have any Yomoku or the Sedan, that is interesting, that Chicago, and a Chicky, you have Michutaji Venalia, a chair, the Healy, Tamatanje, any Chick Jig in the Rajamanita, a chair named Lichelin Jenny, any Miss Hamatanje, any that Dina Menciati. I think when they don't take it, So, generally, when we see our general life or our ordinary life, we practice religion, different religion, we practice, right? For what? Why we need to practice? Because we want to achieve happiness, right? We want to have ultimate happiness. We want to eliminate all the suffering from our life. So we used to go in a temple, in a church, in a mosque, and we offer candles. And when we pray, what we pray to have a happiness, ultimate happiness. You know, we close our eyes so hard, and you know, we try to dedicate and focus and just concentrate in front of the image that we are praying to eliminate all the suffering and to achieve the happiness. That is the general prayer we do, right? That kind of prayer may help you for the moment, but it's not able to take suffering out from your life, and it won't able to give you ultimate happiness. That can give you a satisfaction for the moment, but not the ultimate happiness. And then, not only that, even from the early morning, we used to go to work. You know, we work so hard, we are earning money, because we think if we have lots of money, we will have ultimate happiness, you know. Our problem will be solved, we will be more happier, there will be no problems around, right? So we think like that, that money is a source of happiness. So we work and we run after money, and we think that is the real cause of happiness. Then when we try to see and when we try to analyze that, who is suffering more? If you try to analyze, the person who is very rich, they are suffering more mentally, because now they have to put their mind on their money. So they are more worried, more fear, right? They have to see the, oh, when the market is going down, when the cost is rising, you know, what person is doing with this money, what the business is going good or not, you know. So 24 hours, this person will not able to sleep even a proper sleep, because they're worried. Because now he have lots of money, but his money buys only the worry, right? Because he have to work with his money. And let's take the opposite side of the richest person, a poor, a beggar, right? Who don't have to worry about his status. He don't have to show off. He don't have to keep his status. And he don't have to worry that where the money will go, what to do, nothing. He will just worry that, may I get a food for a day, right? He will look only at the food, right? If someone give him some money, he will eat, drink, that's it. His target is to get some food for the day. And then he will have no much worry, right?
we see this person very poor, but if we try to see mentally, he is much richer because he don't have worries, right? And those person who are very rich, when we see externally, they are very rich, but they are very poor because they have much more worries. So we need to find it out why these are happening. Why? Even we have all the externally material around us, but we are not able to achieve the happiness. Through the Buddhist philosophy, we have to take examples. In a Buddhist philosophy, it has been explained very clearly that all the causes is from our afflicted emotion. So now, where is the afflicted emotion? Afflicted emotion is not external. It's not outside. It's within yourself. Is in your mind, is playing you with your mind, and you become the victim of afflicted emotion. The afflicted emotion is not one afflicted emotion, there are 9 different types of it. So when we are not able to recognize them as an enemy, they are using our mind, and that make us suffering, and that creates the cause of suffering, even external. So now in 21st century, the science and technology make our life so much easier, so the world become very small. So we need to take an advantage of this technical things that we are using every day. So when the world becomes so smaller, we need to learn from each other. We need to take a lesson from each other. We need to understand now, taking the example from the Buddhist philosophy, that what are the afflictive emotion that and how they are causing the problem in our daily life. Then you have to apply in your daily life. Doesn't matter you're Buddhist, non-Buddhist, doesn't matter. But being a good human, as I mentioned before, you need to apply it in your daily life to get a good result, to understand what are the real cause of suffering. Allora, quando osserviamo la nostra vita, che cosa ci dobbiamo chiedere? Da dove arrivano da dove arriva la felicità, da dove arriva la sofferenza? E per esempio, quando noi tutti noi vogliamo la felicità ultima, ovviamente, no? Vogliamo tutti essere felici. E magari cosa facciamo? Andiamo chi è religioso, anche cattolico, tutte le altre religioni, cosa fa? Magari va in chiesa, nella moschea o nel tempio, eccetera, eccetera, e cosa fa? Si mette davanti alla propria divinità, accende una candela e prega intensamente, con le mani al cuore, prega, 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 per che cosa? Per ottenere la felicità, quella che tutti vogliamo. Ma se noi andiamo a guardare questo tipo di preghiera, va bene, può aiutare per il momento, ovviamente, ma forse aiuterà proprio in quel momento lì, ma non aiuterà alla felicità ultima, non aiuterà ad avere la felicità ultima. Magari anche alla mattina andiamo al lavoro, ci svegliamo, siamo tutti impegnati, corriamo, perché? Perché magari vogliamo fare i soldi, quindi crediamo che siano i soldi a permetterci di essere felici e quindi ci diamo molto da fare, ci alziamo alla mattina, vogliamo guadagnare tanto, tanto, tanto e poi questi soldi in realtà poi diventano, pensando che siano la causa della nostra felicità e questi soldi poi alla fine diventano invece la causa della nostra sofferenza e... quando andiamo ad analizzare chi è che soffre di più, se guardiamo le persone molto ricche, queste persone ricche soffrono molto di più delle persone povere. Perché? Perché hanno più preoccupazioni. Una volta che sono diventate ricche, per mantenere questo tipo di soldi, cosa iniziano a fare? Iniziano a pensare, ah, ma devo stare attenta al mercato, magari i soldi vanno giù, vanno su, allora poi magari qualcuno mi ruba qualcosa. Allora non riescono nemmeno più a dormire alla notte, compresi da tutte queste preoccupazioni che hanno. E i soldi cosa comprano invece? Comprano proprio le loro preoccupazioni. Andiamo a vedere invece una persona povera, una persona, un mendicante, che cosa fa? Qual è l'unica preoccupazione che può avere durante il giorno? Quella di procurarsi del cibo, magari di avere qualche soldo per avere un po' da mangiare, un po' da bere e poi basta, la sua preoccupazione è finita lì, non altro. Quindi mentalmente, se noi andiamo a vedere dall'interno, chi è che soffre di più? Magari esternamente guardiamo una persona ricca e ci sembra più felice, ma internamente la persona ricca ha molte preoccupazioni, la persona povera invece ne ha pochissime. Quando andiamo ad analizzare questo, perché? Perché succede questo? Bisogna chiederselo. La filosofia buddista che cosa dice? Che le cause di questa sofferenza sono interne, derivano dalle afflizioni mentali che abbiamo all'interno della nostra mente. Ci sono diverse afflizioni mentali, ce ne sono 9, si usa
E cosa fanno all'interno della nostra mente? Creano l'infelicità, l'infelicità nella nostra mente. Adesso siamo nel XXI secolo, c'è la scienza, la tecnologia che ha reso la nostra vita molto più semplice. Però cosa dobbiamo fare? Il mondo è diventato più piccolo, ma quello che dobbiamo fare è imparare dagli uni, gli uni dagli altri. Dobbiamo imparare prendendo esempio dalla filosofia buddista e metterla in pratica nella vita quotidiana. Come abbiamo detto prima, che se uno non è buddista o buddista non importa, quello ci può aiutare la filosofia buddista a capire da dove vengono le cause della nostra infelicità per poi essere un essere umano migliore, più buono. So the reality of our life is based on karma, in cause and effect, right? So our self is a result of cause and effect. So whatever karma that we had accumulated, we are the result of this karma. So as we all know that we are saying this karma, karma, karma.
So the karma is created, the how you say that, good or positive or negative, karma has been created by the mind of affective motion and mind of altruism. Okay, these are the two things that we accumulated. So generally, when we think that everything is coming from external and we try to consume lots of our energy to solve problem through the external way, right? We try to defeat externally because we think that something is coming from external. But we forget that the real enemy is inside us. It's all affective emotion. So if you are not able to understand what are the affective emotion, then definitely it's impossible to defeat them because you doesn't know them. You are not able to recognize them. If you don't recognize, if you're not able to recognize your enemy, then how you can escape from the enemy? How you can defeat and how you can protect yourself from the enemy? To know the real enemy, first of all, you have to recognize them, right? So through this generally, how you say, the theory or to the method of understanding the real enemy, the affective emotion is not for only for Buddhist person or is only for a practitioner. This is generally the fact that we are living on. Okay, this is the reality of our life. We just need to analyze. Till now, we haven't analyzed. So whatever problem that we are seeing around us is caused by this affective emotion, right? For example, anger. You don't have enemy before. The anger brings the enemy to you, right? Without anger, there's no more enemies around you. So you, your friend transform into a friend till to enemy is also due to your anger, right? And anger can be get stronger when a person have a strong ego, right? I, that we believe there is I. So then this I start using the different affective emotion. In our Dharma text, there are had been mentioned 8 different type of affective emotion, but including the mind of differentiating into a group, right? That my group, your Italian, I Latin. You know, when we start differentiating people into a group, that is also one of the affective emotion. So this all affective emotion you don't find outside. Anger is not outside. Anger is inside, right? Ego is not outside. Ego is inside. So whatever problem we see around us in our life, just let's talk about our personal life. When we have a conflict with your relationship, when you have a problem in your family, when you try to analyze what are the real cause, it can be cause of your ego, jealousy, doubt, you know, these are the affective emotion, and we use and we believe and we get trapped into this affective emotion and we act on it. Right? When we act on it, definitely the reaction get negative, it get hurt, then the conflict arise. So when we see, even in our society, the war is happening, conflicts in society, it's all due to these affective emotions. So when we are not able to recognize this affective emotion, it arises generally, naturally it comes. And once it comes, then it's impossible for you to control it because you haven't trained yourself to control it. You haven't noticed that these are the real enemy that is inside you. So that is why we need to recognize this affective emotion first. Once you are aware of this affective emotion, which is using your mind to create suffering around you and suffering to other persons, then you are more aware. Once you are more aware, you are trying to control it or you are going to eliminate it, because our genuine wish is to achieve ultimate happiness. So if we want to have a happiness, definitely we are not going to use the poison in our life, right? So that is why this having a knowledge about the 3 poison, the affective emotion, is very much important. Allora, quello che dobbiamo capire innanzitutto è che noi siamo il risultato del nostro karma, cioè delle azioni che abbiamo compiuto nel passato. Di solito diciamo è karma, lo citiamo molte volte. Ma quello che dobbiamo capire è che tutta la felicità che ci viene proviene da una mente altruistica. Tutta invece l'infelicità che otteniamo viene proprio da una mente che è piena di afflizioni mentali.
noi pensiamo sempre che le cose vengano dall'esterno, come abbiamo detto prima, e quindi mettiamo sempre tanta energia a risolvere i problemi dall'esterno, cerchiamo di sistemare le cose esternamente e senza renderci conto che il vero nemico invece è dentro di noi. Allora dobbiamo capire quali sono le afflizioni, che cosa sono le afflizioni, perché se le afflizioni non si conoscono e non vengono riconosciute, in questo modo non ci si potrà nemmeno difendere da questo nemico, perché pensiamo sempre che il nemico sia esterno, invece il nemico è dentro di noi, sono proprio le nostre afflizioni mentali. Ma se queste non si riconoscono come nemici, non si sanno quali sono, quanti sono, come funzionano, qual è il, come sorgono, cosa fanno quando sorgono, se non si conoscono, come si fa ad abbattere il nemico, come si fa a vincere il nemico senza conoscerle? E quindi il primo punto che dobbiamo capire è proprio quello di riconoscere quali sono queste afflizioni mentali e poi qual è il metodo per poterle sconfiggere. E questo non è una cosa che possono fare solo coloro che sono buddisti, può essere di aiuto per tutte le persone, perché è una realtà, è la realtà, è così che vengono le cose. Quindi dobbiamo analizzare per esempio, se noi prendiamo la rabbia, che cosa succede? Se noi non avessimo rabbia all'interno della nostra mente, non avremmo assolutamente nessun nemico, tutti sarebbero nostri amici, non avremmo problemi. Invece cosa si fa? Magari ci si arrabbia e quindi questa rabbia da dove viene? Da questo io, più grande è l'ego all'interno della nostra, di questo io che si crede indipendente, che non dipende da niente, forte, e più la rabbia sarà presente. A quel punto poi si genereranno tutte le afflizioni mentali e si creeranno poi le varie divisioni, io sono italiano, tu sei tibetano, l'altro è indiano, e questo arriva proprio da questo ego molto forte, più forte l'ego più forte sono le afflizioni mentali. Ogni problema che noi personalmente abbiamo nella vita, i conflitti che possiamo avere con i nostri genitori, con i nostri figli, con i nostri partner e tutto quanto, derivano proprio da queste afflizioni mentali che sono all'interno della nostra mente, la gelosia, il dubbio, che derivano appunto da questo ego. E noi cosa facciamo? Ci crediamo a queste afflizioni che sono. Questo che succede? Non riconoscendole come nostri nemici, cosa facciamo? Ci crediamo e reagiamo a quello che ci dicono. E così creiamo tutta una serie di problemi, e lo sappiamo, i conflitti all'interno della famiglia, eccetera, eccetera. E se guardiamo anche nel mondo, comunque, tutte le guerre derivano appunto dalle afflizioni mentali. L'ego che si fa avanti e quindi poi tutte le afflizioni che lo seguono e si creano guerre e conflitti nel mondo. Quindi se non riconosciamo e quindi quando arrivano nella nostra mente non riusciamo a controllarle, non riusciremo mai a sconfiggere questo nemico e quindi a togliere la sofferenza e a raggiungere una genuina felicità. So I believe Jiden le ani chik khatok le, yodhi tiki kya ya khabu shaa le,
So let's check what is Buddhist and what is Buddhism. Okay, so Buddhism comes through the thought and action. So your thought has to be based on interdependent, and your action should be non-violence. Okay, so the thought and action is the thought shows us about the interdependent cause and effect. It shows us cause and effect, right? Then action, having the thought of interdependent, we have to create some action. We do some action. It based on action is comes. Action has to be non-violence. So non-violence action can be possible when you are able to free yourself from a non-affective emotions, right? So until or unless you are not able to free yourself from the affective emotion, non-violence thought, non-violent action is become very difficult, because unwillingly we act non-violently. Even we have this thought, right? Even we have this. So in that way, we are not able to become even a genuine Buddhist. So when we understand the meaning of Buddhism, which is based on thought and our action, thought, as I mentioned before, cause and effect, and the action non-violence, so we need to understand what are the afflictive emotion. Now this become very much important. So if you are not able to understand, and if you are not able to recognize what are the afflictive emotion, then how you are going to control it? It's impossible, right? You can pretend to avoid it, but genuinely you are not able to avoid it, because you don't know what are they, what are the afflictive emotion. There are 9 afflictive emotions, and they have a different forms. So I will read the 9 afflictive emotions. You can write it down, and then memorize it and try to recognize them. Once you recognize it, it's more easy for you to understand, and then you are more aware to control the affective emotion, and then slowly by controlling, you can even able to liberate yourself from the affective emotion, or you can say you can erase all the affliction from your mind. To erase that affective emotion, first you must know. Though there are 9 of them. One is ego, jealousy, desire in a sense of attachment, okay? Desire which transform into an attachment. And ignorance, miserness, confused, wrong view, and mind of division. These are the 9 afflictive emotions. Ego, desire, anger, confusion. Yeah, confusion, wrong view, and mind of division. Division? Yeah, to divide the things. Ok, I wanted to ask you something about the beginning. Un attimino, che chiedo una cosa che ha detto all'inizio, che non ho capito bene. Because I said, you said that the thought of Buddhism is interdependence, and the action is based on non-violence. But you have to know first the mind to do the action. The thought interdependent. Obviously, you have to know that whatever you do, it will bring the action, it will bring the result. Yeah. Right? It depends on your action through your mind and the action. And if you know this, you won't be violent. Yeah. Okay, good. Okay. Scusate, ma volevo chiedere una cosa che mi era. Ok. Allora, ci dobbiamo chiedere. Che cos'è il buddismo? È importante chiederselo. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che dal pensiero, il pensiero del buddismo qual è? Capire la legge dell'interdipendenza. L'interdipendenza è la legge di causa ed effetto, cioè tutto quello che noi facciamo ha un risultato. Nelle azioni invece, quello che è basato la parte delle azioni è basata sulla non violenza, cioè non dobbiamo essere con le nostre azioni violente nei confronti degli altri, nei confronti anche di noi stessi. Quindi se noi non capiamo ciò che deriva dalla mente, quindi l'interdipendenza, cioè se noi non capiamo che tutto quello che noi facciamo ha un risultato, porta a un risultato, quello che otterremo è che crederemo che ciò non funziona, quindi possiamo fare qualsiasi cosa, e in questo modo andremo poi a creare quelle che sono le azioni violente, magari senza non avere la consapevolezza della legge di causa ed effetto.
Quindi cosa capiamo da questo? Che la prima cosa da capire è la legge di causa ed effetto, e quindi quali sono le azioni che portano felicità e quali sono le azioni che portano sofferenza. E alla base di tutto c'è appunto da conoscere quelle che sono le afflizioni mentali per poter capire come funzionano e quindi se noi le eliminiamo in modo da non fare in modo di non agire in un determinato modo che creerà poi un risultato. Ci sono 9 afflizioni mentali, per favore se le potete scrivere in modo da ricordarvele bene, perché una volta che voi le avrete memorizzate, le avrete riconosciute, ci potrete poi anche lavorare sopra e incominciare a capire, sì, piano piano le dettiamo, ok? Allora, e poi ovviamente ad eliminarle. Il primo è l'ego. La seconda è la gelosia, l'attaccamento, l'ignoranza, la malevolenza, la confusione, le visioni errate, le divisioni. E la rabbia. Chissà come mai me la sono scordata. Divisioni della mente. Divisioni della mente. Le afflizioni mentali. No, le divisioni, l'ultima hai detto le divisioni. Mente che divide. La mente. Sì.所以哈不会要嘛，当然哈不接，安尼说是接不接，算是叫呢。俺说是当我们的这个这些，这样，伢嘞安尼这个这我先不管的，我嘛先呢帮助嘛吧，我也不去先不接，我先接说是下面军队呢，安尼伢做管的，伢接安尼的，可就这个都算是叫呢，你记住讲了呀，你伢答应的，我做证据没上接上不上接，安尼帮过来嘛到，安尼我嘛先呢帮伢要嘛的，伢我先不接。 我现在第三路可就几个多，甚至就呢，一直讲接送的，俺咋的来说上学的，俺那可里可里里啊，俺帮托不得，人家研究讲了呀，俺那，本来俺那，咱咳嗽的，鞋带擦下，甚至就那鞋带是伢的，穿久呢嘛，扎住了嘛是，穿久呢扎不住那鞋带的，穿不穿呢，俺穿的，都是穿的嘛，是的，俺那是呢，说说给把这几个月的买的。 说说，那这几个买不着的，说是，他妈的，病假的，说是啥子，感冒了，但这个，他现在是年底托呢，俺呢，把他冬天所谓要的，对，所有的线索都叫呢，现在全部拿呢，干活嘛的，现在是俺的，反正是呢，俺呢，后面对吧？那么呀，现在没几块钱，就是现在呢，俺呢，他送药的，现在没的，反正是呢，没时间的，俺呢，反正，春节前呢，把线索呢，也不要了嘛是。 春节呢，三百多，甚至叫呢，俺那买春节这个全面八下个，全部春节这个，俺的对吧？俺那车上卡大，卡大那也在，俺那就是就的呢，俺那看过刚刚买春节的，全面没去八节，俺春节节也八六多呢，第三多呢，俺那买三多不吧？第三么多呢？第二当下下从就是刚刚这里啊，俺看过全部不在呢，刚刚俺那把买起了吧？第二当是牛也多不吧？ 因为做安尼培育的，对吧？培育对吧？今天今年就蒙古种的，我要如果是现在安尼，那现在每一季不就都是现在是年春节年嘛噻呢？这不热不怎么样，今年又是这样，所以现在再放不热，再不热，这几个呢，这没春节这个呢，这感受不来，安尼可不在这几个，你要把安全不全部拆解记录过来，现在现在是年底安尼，他不他妈安尼，我都谈的，提哪里呀？没什么谈的了。 在家写单，但要么顾不得接，要么不刚刚在刚刚这个，说是是做什么的接接呢？什么当用接接了？不，你要么这个接要么不？你如果接要不了，这单写单时间就如果接个了，这刚才说的接就开过了，接就开开，我说的呀，啊你那个这个啊你留了呀，啊你那这个那这个。 俺旅游人家接接的，人家俺要了，这个得看重这里检查。俺们没有工作的，俺们，咱度假是搞这点，碰到事了。俺们没有每个度假是碰这点，碰到事了。俺们说是旅游啊，你这个。
nazar jitan je de phon se kaandar chi ki ani on me na gul jhum du ja aj kha je de phon se de kaandar te ke ch ma de ba ya la ani yo mo de la je ne ma ke che je ani phon ro te nam sa sa no te che so de ya ne phon ro se ne tha de le su sam je ani shi ne ani ma cha thu su ne kali kali cha thu re di ma cha na ani she da sin ye de पूरा शेदान जेब जेब समझो कली 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 छेद दूर है छेद शेने कांडम चिलिया अने राम होते अने सुसु अने तेजे हम अपिया थम थम चिलिया अन तुम्हें सोया छेद दूरी नहीं ती चंबो था था सोना अने काठों मार ठीक है तुम्हें सोई हो शिंगी यूने ती काठों मार इस अने पैर छाछा सोने पे ना अने चिक मोटा langa chil meeting accident che test tu ye phrani ga ro ne bas ke me che ta phrani ro da tu tu ne jine ani meeting nam sa che ke tu ta nam sa phone ro sa ni ga phone ro sa che ni ga ro chi 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 tu che ne le me kra le sia ro chi chi tu ja she re che ani shi ne ta ti su ne ye da me ni sa ne pu si ge ta che na phran so 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 na lo tha re ti she da si ye ti ani यु शानता ती देव रे यु माशा छे ती ना सा लो तेरे मन तो या को छन छो म छो अनि लगा के से ते छे सु अनि ते कुल सि था दे छे सा ते ने छे ने ले मे को मा ती दे सि के तू सम को ब्या मा दे जे ते सा लो ता जे छे ब छि के ते सु छे ओ ती दे को मा तू जी ते तू जी शु शे शा सा ने छे ने ले मे तू सम अ छे ना छे 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 हम तम जी लिया अनि को छे ना मा जे को ब्या मा ने बे वा ने छु ते न को मा ले छु ते जे え、シダンマンで、シダンメンバーで、ティレセルです。え、シダンメンチャボチャーと、カンダムチリアキャテアラテ、タマティでね、キャンキャメとコストとしてのまとさ。あれなんて、メデテジルガリね、キチェチね、あれ、ケトムスチェ、ダンシェカマさんでメオスウルワ。チュンチュイチゲ、チャボスウルチェさ、ニョモスゲでガガタガで、チュンチュイキデュカね、あれメアスチェマ、ソトナ。あれガリガリメアスソトです。 난다난다 춘주네 가도는 또 얼마 신춘주네 가마도나 아니 갑자 제마도나 뭐 마셔서는 저나 아니 괜히 룸버 감이 키도 벌었으다 아니 시다 강가로 뒤에 되지다 에 뒤지 시다 메디 상에 아니 시다 강가로 시바 겹체 제약이 엄마 다 인도에 두세로 제가 뒤 소소 삼로 야고 당제 너무 고고티게 삼아 담제 소소 동네 소야 그 당가 뒤에 뒤 수고 여기 삼다 삼아 야고 탐고를 So now we need to analyze that. We have to do a analytical meditation about it. We have to find it out what are the affective emotions. So we have to do like analyzing by ourselves. When we start analyzing, then we will able to realize that affective emotions are really exist, right? Because you will feel it. For example, right now your mind is so calm, nothing, right? But suddenly, there might be some external reason, then you will feel maybe anger, right? When you feel the anger, then what we do generally, when we don't have consciousness about it or we are not aware of this affective emotion, generally what we do, we meditate on our anger. When we start thinking about the cause of anger again, then this spark of the fire, like of anger, it burns you and then your consciousness and then it burns even the situation around you. As for example in our family, right, maybe there is a small discussion, very simple or maybe nonsense discussion, then we discuss and we start thinking about the same discussion again. It means you're meditating on the anger and then suddenly this discussion become an argument, then fight, then conflict, then definitely you are not feeling well and you makes your family disharmony. There's no happiness anymore. Whatever you have around, you don't enjoy. Then, you know, the situation get worse. So, what we have to do is we need to analyze it. To recognize this, we need to analyze it. If you are not going to use
your analytical way of analyzing this afflictive emotion, your intelligent to analyze your afflictive emotion, that you are not able to recognize them. Knowing is not enough, so you need to analyze it. For example, when we say that I, and then this afflictive emotion is my nature, it's not like that. When we start analyzing it, then we will be able to understand that my nature is my nature of mind is calm. For example, when you don't have any cause, for example, right now, our mind is free from afflictive emotion because you are concentrating what I'm saying, you are calm, no afflictive emotion, right? So this affective emotion work with our 25 different senses, right? The five major senses, and then the roots of these five major senses. For example, smelling, touching, different senses, right? Hearing, right? So these are the different senses, like the eyes can see, right? So these are the different senses that affective emotion work with. For example, sometimes we get angry when we see some negative action towards you, right? When we see, we get angry. So your anger is using the sense of your eye, right? Or desire. You get desire or attached to some object when you see that object, beautiful, right? And then the smell, when the food smells very bad, you feel angry, right? So the sense of smelling also can give you, it can work with this affective emotion. So generally, afflictive emotion work with our different senses of our body. So we are not aware of it, so we don't control it, right? And we let it go our mind with the afflictive emotion, and then at the end we become the victim, right? Let's take an example of anger. Anger is like a fire. In yesterday when we were at the end, when we were doing the praise of Tara, we were praying Tara to free ourselves from the eight fear, right? Remember when we were reading? So eight fear is the eight afflictive emotion. We are asking Tara to help us to free ourselves from the eight afflictive emotion plus the ninth one, the division of the mind. So when we are doing this, in that prayer, the anger is given an example in a form of fire. So when the spark is very small, you can control it because it's under your control. If you leave that spark, right, and if you start blowing it, that spark become a fire, and then it can burn. Once it burns, it's out of your control. So you become the victim of that fire. Before, the fire was under your control, but you haven't noticed it, and then you're blowing the fire and it become the big fire, and you become the victim of fire. For example, in Tibet it happened a lot. The incense they keep in front of altar, the incense, the small, how you say, the spark, the flame, you can see it take the fire on a scarf, kata, and slowly it burn the photos, then altar, then house, then it destroyed everything. So the incense, the small incense is under your control. So you have to be careful. Exactly like that, when we feel that anger is coming to you, you have to recognize that, oh, this is the real enemy which can going to burn everything. This is the anger is coming, so I have to avoid it, right? I have to control it. So whenever you feel the anger is rising inside you, you have to avoid the situation. Don't meditate on it, because generally we do meditate on it. So don't meditate on the situation, don't meditate on the word, don't meditate on the subject that you got angry. At first time you avoid it. That is the awareness that you have. The consciousness understands that the anger is there. The awareness help you to avoid it. Avoid it, then you won't get angry anymore. Then you have to think that how the anger works. Then you can start thinking that if I do this, what will be the worst result I can get. So at the meantime, when you are able to avoid the anger, there is no reason to get fire. There is no reason to have a big discussion or big argument, right? So you are succeed to control your anger. Exactly in that way, we have to work with all different affective emotions. Here, Lama gave another example, how we meditate on anger, okay? So for example, we are driving on a street. Sometime, accident. What is accident? Accident means unconsciously you are doing something that is called accident, right? Consciously you are doing it, it's not an accident. It's an attempt,
to do something bad, right? So these are two different things. So when we are doing accident, it's unconsciously, it happened, right? It may be the mistake of the other person, it may be your mistake, but it happened suddenly. So you don't have to go so deep and argue about who did this and that, because there is a police who is going to go come and who will check that whose mistake is this is finished. But generally what we do, when you get a crush with someone, maybe it's your mistake, maybe there are the other person's mistake, we don't really accept the condition and we start blaming each other, you know, and we start shouting, we start saying, oh, the bad words, start shouting. So it means that become the cause and then we are meditating on it. So at that time, police came, everything is done, but you start meditating the old words that he was saying to you. You know, you are a bad person, you had done this, you are a cheater, whatever. So we start meditating the own illusion word that he was giving to you. Ah, he said this to me, he said that to me. Then you start meditating on it again and again. Then slowly, even you were not there, you start thinking that this person is my enemy. So wherever I will see him, I will do something to him, you know, because he was really doing this. So at the end, when you're anger becomes so strong, you become the victim of your anger. At that time, it burns your wisdom. It burns your wisdom. You are not able to see what is true, what is wrong, right? You are not able to see. The consciousness is being burned. So you are just focused with the fire because now you are become the victim. And what do? Whenever you meet this person, maybe you fight with him. And then it's more problem. Maybe now you are behind the bar because you have take the negative action, right? So you see, generally, that is the question of one accident. This is just an example of one accident. Whenever, even a small thing we do in our family, right? We do in the same way. We meditate on an illusion word, the discussion, then argument, then fight, and then all the conflicts in a relation, in a family, in a friends, exactly. So we should not meditate on anger. So we have to recognize the anger as a flame. So whenever we get the sense of anger, immediately we have to avoid it. Once you avoid it, think that if I done, what will be the result, right? And don't meditate on it. After, even you know what are the afflictive emotion, even you have the consciousness about the afflictive emotion, but if you are not going to take action when it is just a flame, it's not going to be useful, it won't help you anymore, because you will be under the hand of anger or afflictive emotion, you will become the victim of it. Exactly, let's take an example of desire of attachment, right? So desire attachment also grows exactly in the same way. It doesn't come in a big form, right? It grows. First desire, when we start meditating on that desire, slowly, slowly, the desire transforms into an attachment. Then once it gets the form of attachment, then we become the victim of the afflictive emotion. Then exactly the same, we become, our wisdom mind become closed, dark, we are not able to see. We will see only the object, right? In that way, there are many people, they sacrifice their life, they are suicide cases. Or they are killing each other, you know, because they don't see that what kind of the action you are doing and what kind of result you are giving behind, you are leaving behind. Maybe your parents are going to suffer, maybe you are making other parents are suffer. There are many other action that can be, other action which will be more suffering because of your attachment or because of your desire. So here in a Tara prayer, desire is given a name of water. So I was smiling because Geneva must know have a great result of the water because of desire. Because yesterday I was talking with Lucia about the water, right? So here the Tara in a Tara prayer, it has given an example of water. So you can think. So when there is a stream near your village, right? Before this stream become a flood, the person have to make a drain, nice way that the water can pass in a rainy season or whenever the rain comes, the small stream have to go into a drain in a proper way so it won't disturb. If we don't give an importance of this small stream which is near our village and we leave as it is, at the rainy season, it will come over and then it will bring the flood, as we all know what happened, right?
Exactly, the desire is like this. So if we are not able to recognize it, if we don't let it go the way it should be, and if we are just leave it as it is, then it will take a form of flood. It is dangerous. Then once the water take a form of flood, that is out of control. It will drown everyone. Those whoever comes on the way, it will just drag and drown it. So the afflictive emotions are so dangerous. It creates so many external suffering, but it comes from internal. So we need to work in our mind, analytical way. We need to recognize what are the afflictive emotions, how it works. And then we should not meditate on afflictive emotions. So we have this consciousness and then awareness. First, you were able to avoid it. Then when you have this habit of avoiding, then when you realize it, when you recognize, then slowly you are able to eliminate them totally. But first of all, you have to recognize. Allora, innanzitutto dobbiamo analizzare, dobbiamo svolgere una meditazione analitica per capire quali sono queste afflizioni mentali, le dobbiamo conoscere, dobbiamo capire come funzionano. Allora, dobbiamo capire che ci sono all'interno della nostra mente in questo momento, per esempio noi adesso siamo qui, stiamo ascoltando l'insegnamento e magari la nostra mente in questo momento, proprio perché siamo in una situazione tranquilla, stiamo ascoltando gli insegnamenti di Dharma, la nostra mente in questo momento è tranquilla, è calma, ma quando usciamo di qui avviene la stessa cosa, la nostra mente è uguale? E ci accorgiamo che magari la prima cosa che ci viene detta, ecco, magari incominciamo ad analizzare e tutte le nostre afflizioni vengono fuori. Innanzitutto quello che dobbiamo capire è che la natura della nostra mente è calma, è chiara, non è della natura delle afflizioni mentali. Però dobbiamo capirle come funzionano, perché possiamo analizzare nella nostra vita e vedere che ci sono poi dei momenti in cui queste afflizioni vengono fuori. Prendiamo per esempio la rabbia. Cosa facciamo noi di solito? La rabbia sorge, non la conosciamo, non sappiamo come funziona, ma non è che la lasciamo stare lì, ci meditiamo anche analiticamente sopra. Cioè non la lasciamo stare e la rabbia viene dato l'esempio della rabbia che è come un fuoco. Perché? Perché la rabbia è in grado di bruciare completamente tutto quello che è intorno a noi. Per esempio, prendiamo la nostra vita quotidiana, magari siamo in famiglia, abbiamo anche una piccola discussione, non è niente di eccezionale, magari qualcuno ci dice una cosa molto piccola e noi da quella discussione molto piccola cosa facciamo? Ci meditiamo sopra, incominciamo ad essere, ci arrabbiamo, la facciamo diventare molto più grande, sempre più grande, sempre più grande, ah mi ha detto quello, mi ha fatto quello, e la nostra meditazione analitica va avanti fino a che magari da quella piccola discussione che si è avuta in famiglia ne facciamo una grande cosa, quindi cominciamo a litigare e c'è disarmonia e tutto diventa peggiore di quello di come era prima, che era soltanto una piccola cosa che ci avevano detto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Analizzare quali sono le afflizioni mentali e non solo conoscerle di nome, ma capire come funzionano e riconoscerle. Ci sono certe persone che dicono, ah ma io sono fatto così, cioè viene la rabbia, non posso farci niente. Non è assolutamente così, perché come è stato detto prima, la natura della mente è chiara, è conoscitiva, è calma, le afflizioni mentali non sono della natura della mente. Per esempio, appunto, lo potete constatare ora che avete una mente tranquilla. Com'è che funzionano le afflizioni mentali? Si associano a quelli che sono i cinque sensi. I cinque sensi che poi si diramano nelle radici, ognuno ha cinque aspetti e quindi diventano 25 aspetti dei sensi. E questi sensi lavorano insieme con le afflizioni mentali. In che modo? Per esempio, noi vediamo con l'occhio qualcosa che non ci piace e da lì sorge la rabbia. Vediamo qualcosa con l'occhio che invece ci piace e diventiamo attaccati. E questo avviene con tutti i sensi, con l'udito, con l'olfatto, eccetera, eccetera.
Ma siccome noi non sappiamo come funzionano le afflizioni mentali, non sappiamo che sono associate appunto ai sensi, non le controlliamo e queste poi ci fanno diventiamo poi le vittime delle nostre afflizioni mentali. La rabbia, come abbiamo detto, viene associata al fuoco. Per esempio, ieri abbiamo letto nella preghiera di Tara per liberarci da quelle che sono le 8 paure, che sono appunto 8 afflizioni mentali più l'afflizione della divisione. Nella preghiera appunto c'è l'esempio della rabbia che è paragonata al fuoco, e questo perché? Perché da una scintilla piccolina, come abbiamo detto prima, da una piccola discussione che può esserci tra un amico in famiglia, poi se non la controlliamo, questa cosa fa? Divampa e continuamente ci continuiamo a pensare sopra e è capace di distruggere, di bruciare tutto quello che è intorno. Infatti in Tibet spesso succedeva nei monasteri, per esempio ci sono gli incensi, vengono posti sull'altare, e sapete la scintilla dell'incenso, solo il piccolo fuoco dell'incenso acceso, cosa fa? Se non si ha consapevolezza di dove si è messo, di stare attenti a dove lo si mette cosa procura, cosa fa? È successo molte volte che questo piccolo incenso da questa piccola fiamma ha bruciato poi le case che erano posizionate nell'altare, e da lì il fuoco è divampato e ha bruciato tutto il monastero. La stessa cosa avviene con la nostra rabbia. Arriva e noi cosa dobbiamo fare? Quando arriva dobbiamo pensare, ok, sta arrivando la rabbia, la dobbiamo riconoscere, e devo evitarla, devo controllarla, perché se ci continuo a meditare sopra, poi cosa fa? Brucia tutta la nostra consapevolezza, la nostra consapevolezza, e non riusciamo più a discriminare ciò che, come comportarci, non riusciamo più a discriminare le azioni corrette da quelle non corrette, siamo totalmente presi dalla rabbia e facciamo ciò che non dobbiamo fare, diciamo ciò che non dobbiamo dire, pensiamo ciò che non dobbiamo pensare, ci creiamo tutta una serie di problemi. E dobbiamo invece pensare, ma se vado dietro a questa rabbia, cosa succederà? Quale sarà il risultato? Perché se gli vado dietro poi sorgeranno tutta una serie di problemi, ci saranno lotte e quindi sarò molto infelice. E questo tipo di analisi, riconoscere la rabbia quando arriva, conoscerla, ma conoscerla da dentro bene, riconoscerla e non andarle dietro, non analizzare, deve essere fatto per tutte le afflizioni mentali. Per esempio, Lama faceva un esempio di un incidente. Quando facciamo un incidente, per esempio, non è che è una cosa conscia, sono con la macchina e adesso voglio fare un incidente, ovviamente viene inconsciamente, magari un attimo di distrazione e facciamo un incidente con la macchina. Già la situazione è grave di per sé, potrebbe arrivare la polizia a sistemare tutto, chi ha avuto magari il nostro errore, magari l'errore dell'altro, però possiamo a pacificare tutto, vedendoci alla polizia può arrivare, può aiutarci a capire, ma noi no, non ci fermiamo lì. C'è stato l'incidente, cosa facciamo? Incominciamo a urlare, scendiamo dalla macchina e incolpiamo l'altra persona, e poi l'altra persona incolpa noi e cominciamo a urlare, e poi ci sentiamo male, ovviamente non stiamo bene, la rabbia ha preso forza dentro di noi, non è che ci fermiamo lì, andiamo a casa e cominciamo a pensare, ah, quello mi ha detto quello, mi ha fatto quello, e la nostra meditazione analitica continua, la facciamo salire sempre di più, e a quel punto non sopportiamo più questa persona, dal momento che la vediamo vorremmo fargli qualcosa, cioè proprio non la sopportiamo più, e siamo arrivati proprio al punto in cui la rabbia ha preso completamente il sopravvento dentro di noi. Quello che dobbiamo fare appunto è evitare questo tipo di situazioni, conoscere come la rabbia lavora, conoscere cosa succede quando arriva e cercare in tutti i modi di evitare questi tipi di situazioni. Quando vediamo che già la nostra mente sta andando nella direzione della rabbia, dobbiamo evitare di andargli dietro come minimo, evitare di continuare ad analizzare sopra quello che la persona ha detto, quello che la persona ha fatto, e magari evitare anche la situazione se ci riusciamo. Poi diceva Lama, non basta conoscerle, quindi bisogna analizzare e capire quando arrivano dentro di noi. L'attaccamento, per esempio, l'attaccamento cosa fa? La stessa cosa, ma nei rispetti di qualcosa che ci piace. Sorge il desiderio, vediamo qualcosa che ci piace, o odiamo qualcosa che ci piace con tutti i sensi,
E poi dal desiderio sorge l'attaccamento e noi ci andiamo dietro, continuiamo ad analizzare e ne diventiamo vittime. A quel punto, quando la nostra mente è totalmente presa dall'attaccamento, la saggezza è completamente andata, non ce n'è più all'interno della nostra mente, non riusciamo a vedere quello che sta intorno, non riusciamo a discriminare e ci sono delle persone che commettono suicidio, si uccidono perché non riescono a capire la realtà com'è. E quindi cosa, non riescono a capire che compiendo quell'atto faranno... Scusate. E non riescono a capire che faranno soffrire le persone che rimangono. Faranno soffrire i genitori, faranno soffrire le persone che ci stanno intorno. Nella preghiera che abbiamo visto di Tara ieri, l'attaccamento... Sì. La preghiera che abbiamo visto di Tara ieri mostrava come l'attaccamento questa volta viene associato a che cosa? All'acqua. E noi a Genova lo capiamo benissimo. cosa succede con l'acqua? Perché è associato all'acqua l'attaccamento? Per esempio, prendiamo l'esempio di un villaggio. Vicino a questo villaggio c'è un fiume. Come lavora l'attaccamento? Bisogna prepararsi, se non si conosce l'attaccamento, se non si conosce come funziona e i danni che può provocare, cosa succede? Magari c'è un fiume, noi lo sappiamo benissimo a Genova perché abbiamo avuto molte alluvioni, c'è un fiume che passa vicino a un villaggio e non ci si prepara prima, magari non si pensa, ma guarda, devo fare in modo che tutti i tombini siano liberi, che possa essere protetto nella maniera corretta, così che se nel caso dovesse arrivare molta pioggia, se non... fare in modo questo fiume non procurerà nessun problema. Invece cosa si fa? Lo si lascia stare, non ci si pensa, si lascia che l'attaccamento come il fiume non scorra e non ci si medita anche sopra, si analizza e in questo modo cosa fa? Arriva molta pioggia, arriva l'alluvione e porta via, distrugge tutto quello, e lo sappiamo a Genova, distrugge tutto quello che è intorno. L'attaccamento funziona uguale, non lo si controlla, non si controlla com'è. E la forza dell'acqua è una forza molto forte, in grado di distruggere qualsiasi cosa. E l'acqua, una volta che scorre, è molto difficile, diventa fuori controllo e assolutamente una volta che scorre non si è più in grado assolutamente di fermarla. Quindi le afflizioni mentali, cosa dobbiamo capire? Che sono molto pericolose, creano molti danni. I danni sembrano esterni, perché lo vediamo, magari abbiamo problemi con le persone, ma in realtà i danni che riceviamo sono principalmente interni. Quindi la cosa da fare, dobbiamo riconoscerle e lavorarci e non meditarci analiticamente sopra. Quindi la prima cosa, dobbiamo evitarle in ogni modo, dobbiamo riconoscerle e alla fine eliminarle. Mil tumhe sunne tike thama tambe nyomo kubhut gyeris. Mil tu yoha diya tamo, ama te kien thea at karasena. An kegab chigi, dhebe amasha kha dhreja che, mi sa che pa liya, so se lapa chan khunju manchu che. Chetan phana te, tanga tu sa che khan che su se, te shedan ha.
So even the condition, today's condition in the war, right, is also because of this affinity emotions. Because the affinity emotion that our president have, you know, the country's president have within each other, they use their affinity emotion and then they use their power to create war. So at the end, they not only them, but they make other people. In our war, we can see that there are thousands or millions of people those are suffering. You know, there are different kind of suffering, suffering of death, suffering of hunger, some suffering of thirsty. There are many different of suffering, suffering of fear. So these two, because the country and country, when we are talking about the public, not a million of public wants to have a war. No one, right? Doesn't want, the public doesn't want to have war. But this governor, government, the president, they may be having a difficult to get together, or maybe it's due to their desire that I want that part of your land. So maybe there's a disagreement, they are don't agree. So this desire transform into an anger because you are not able to get what you want. Then they won't solve the problem into a dialect where they use their power. If they have a power of military, they use the military power against other country. And definitely the other country is also not a saint. So he also might have the affinity emotion that he will going to use his military power against, you know. In that way the war goes and then war is happening. So whenever, whatever is happening around us, conflicts, problem in society, wars, even in a family, these are all caused by affective emotion. We never analyze it. That's why we are never able to recognize the real cause of all problem. Once we are used to analyze it, when we see, when we start analyzing everything, then we will be able to see that how dangerous is this affective emotion. It doesn't only make us suffering, but it makes others suffering. Allora, anche oggi se guardiamo nel mondo tutte le guerre che ci sono, da dove derivano? Derivano proprio dalle afflizioni mentali, e in special modo se ci sono dei presidenti di paesi che sono pieni di afflizioni mentali, questo cosa fa? Comporta dei grandi danni. Perché? Perché hanno una posizione di potere e quindi sono capaci di poi fare del male, di creare sofferenza per moltissime persone. Perché? Perché siccome hanno una posizione di potere, cosa fanno? Creano delle guerre, sono pieni di desiderio e quindi cosa fanno? Ah, voglio quel paese, voglio quella terra, e magari non riescono ad ottenerla, allora sorge la rabbia. Ah, allora cosa faccio? Invece di pensare in modo positivo, sorge la rabbia all'interno di loro e quindi cosa fanno? Usano il loro potere militare per andare nel paese e poi distruggere quel paese. E magari il presidente di quel paese è altrettanto afflitto e quindi invece di usare i metodi positivi, cosa fa? Usa le sue afflizioni mentali per rispondere con altrettanto potere militare. E così si creano tutte queste guerre, queste guerre che distruggono tantissime persone, milioni e miliardi di persone. E infatti lo vediamo nel mondo, ci sono persone che muoiono di fame, che muoiono di sete, che sono piene di paura all'interno di loro stessi. E proprio questo è derivato dalle afflizioni mentali, in special modo di queste persone che hanno il potere. E questo perché? Perché non sono capaci di dialogare, non dialogano tra di loro, non usano, usano solo le afflizioni mentali. E quindi da qui cosa può derivare, cosa possiamo capire? Che
tutto arriva da dentro di noi, arriva dalle afflizioni mentali. Dobbiamo quindi, è importante quelle e analizzarle, conoscerle bene, perché in questo modo saremo in grado di evitare di far del male e di distruggere gli altri e noi stessi. So after the avoiding or after controlling or after eliminating all the affective emotion, what we need to do? We need to generate altruistic behavior in our mind. Altruistic behavior are also based on other. If you don't have a love and kindness for other, you can't apply the altruistic behavior. So you must know why others are so important, why others are our mother sentient being. So when we start analyzing, it's not the question about Buddhism, or it's not question about the Buddhist philosophy. It is a question about finding the reality of our life, right? So when we start analyzing it, this is analyzing analytical way, when we start analyzing the way, the life circle, then we will be able to understand that the past life is exist, right? So in this present life, if we have a mother and father, then definitely in the past life we also have mother and father. So if the past life was exist, it means there is another life, right? When we start going so far, then there are infinity sentient beings, those who have been our mother and father, because our present is the result or the is the fact that we had a past life. So this is an infinity past life, we had it, right? So in that sense that we will able to understand why we have to call all the sentient being as a mother sentient being. So when we able to understand it, now as you love your present mother, you have to give love to all the sentient being equally, because there is no different between the other sentient being and your mother, because you had received equally love and kindness from your mother. So you have to generate a genuine love and kindness on the base of that connection between you and all the sentient beings. Then you have to apply it and you have to practice your altruism for all the sentient beings. Allora, dopo aver capito come evitare, controllare ed eliminare le afflizioni mentali, adesso dobbiamo capire qual è quello che è il comportamento altruistico, che ovviamente ha a che fare con il nostro comportamento nei confronti degli altri. Ma questo comportamento altruistico non può avvenire se all'interno di noi stessi non è presente quella che è l'amorevole gentilezza. Cosa si deve capire innanzitutto? Perché gli altri sono importanti per noi? Perché dobbiamo compiere delle buone azioni nei loro confronti? Perché sono stati, secondo il buddismo, secondo questo può essere è una questione anche che ha a che fare con la realtà, non solo nella visione buddista, perché tutti gli esseri sono stati nostre madri nelle vite passate. Se noi adesso abbiamo una madre in questa vita, ci hanno messo al mondo ovviamente, ci hanno dato questo corpo, ma siccome esistono anche delle vite passate, la nostra mente viene dalle vite passate, così come abbiamo avuto, come abbiamo una madre adesso, la stessa cosa è avvenuta in tutte le vite passate che abbiamo avuto. E siccome le nostre vite passate sono infinite, non hanno inizio, allo stesso modo abbiamo avuto infinite madri in tutte le vite in cui siamo rinati. E se andiamo a vedere, tutti una
volta sono stati nostre madri, e come noi amiamo nostra madre adesso e abbiamo molto amore per lei, allo stesso modo dovremmo capire che anche gli esseri, è solo una questione di tempo, diciamo, no? Sono stati gentili con noi nelle vite passate, in questo modo portiamo l'amorevole gentilezza a tutti gli esseri senzienti e pratichiamo l'altruismo nei loro confronti. So if we are not able to visualize, or we are not able to analyze the mothers and is our mother, it's like our mother, then there, you can even analyze that we are totally dependent on other sentient beings. Totally, right? Our life has been gifted by other sentient beings. Let's take from the mother and father. If mother and father is not there, our life does not exist, right? But since we born, whatever we are having around us, the food, clothes, education, everything based on other sentient beings. For example, let's take an example of your shawl or muffler, right? We buy it, but when we analyze it from where it came, maybe it's, if it's woolen, how many sheep had given their wool, right? How many people had cleaned it? How many people had weaved it? And how many people work on it, color it, make it, then it came to the market. You know, how many people had touched that one muffler that you are using today? So how many people are in touch, in contact with one muffler that you are using? So now let's analyze whatever we are using in our human life. The food, different clothes, right? Every single thing, education, money that we are getting, the house, utensils, whatever we are using is all depends on other. Definitely, when we start thinking in that way, we think that that person haven't done directly for me, right? But they had done for their benefit, but we are using it. We are getting the benefit. Even their work is giving a benefit in our life, right? So even in that sense, we are getting so much thing from all the sentient beings, which make our life much easier. So we are very much grateful to all the sentient beings. So once you have
understand that how sentient beings are grateful to us to give our life and to make our life possible, we need to thank, we need to pay gratitude towards them, right? Because we are receiving so much of them. So this gratitude, it will be the form of love and kindness, of repaying them what we are receiving from them. Allora, se non riuscite ad analizzare o a visualizzare e a pensare a tutti gli esseri senzienti come vostre madri, quello che potete pensare è che nella nostra vita comunque tutto quello di cui disponiamo dipende totalmente dagli altri. Quindi per esempio prendiamo nostro padre e nostra madre, se non ci fossero stati loro noi non saremmo presenti. Però non solo questo, per esempio tutto il cibo che abbiamo, tutte le bevande, tutti i vestiti, l'educazione, gli studi che abbiamo compiuto, sono tutti derivati dalla gentilezza degli altri. Per esempio, prendiamo un attimino lo scialle che avete addosso, se qualcuno ce l'ha, oppure i vestiti che avete. È solo una piccola cosa, ma se andiamo a vedere tutte le persone che sono state coinvolte nel produrlo, ce ne sono state tantissime, dalla persona che l'ha colorato, dalla persona che l'ha fatto, dalla persona che lo ha trasportato per fare in modo che fosse nel negozio, la persona che nel negozio ve lo ha venduto, e tantissime persone sono state coinvolte soltanto per fare in modo che voi adesso possiate avere questo scialle. Quindi noi di solito magari possiamo anche pensare, vabbè, ma cioè, voglio dire, non l'hanno fatto mica direttamente per me, l'hanno fatto perché volevano, non so, guadagnare, ma comunque resta il fatto che se loro non l'avessero fatto, voi non l'avreste adesso con voi. E quindi è molto, molto importante capire che dal loro lavoro noi ne abbiamo tratto dei benefici. E la vita è diventata più facile, e questo per tutte le cose di cui disponiamo, il cibo e tutto quanto. E in questo modo, quando si riesce a capire la grande gentilezza che tutti gli esseri hanno avuto nei nostri confronti, si incomincia a provare una grande gratitudine per quello che hanno fatto per noi, e questa gratitudine è proprio il modo per ripagarli della loro gentilezza. Melia ane lu nga yi sum yo re de yi du ka la lu da nga ga tha la ane ma ma da chi ki da bu tha na mi ro ga cha che ane ka la kan zam chi tho ne the ri khe bu de ta che 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 ne da chi ki chi ngo bu de de lu da nga yin dia the ri khe bu de ta che che ya che ta che ane chi ngo bu de ane ya che ta ne the ri khe bu chi bu ta che che ta sa a the tho chi bu cha de wa le ne nga ga tha le yi ne tersa lapra le che che ani pa pa ma ra ne tar ne ta to sa lapra ma le ba ya le to chi e chi yo ma ta ma tam chi ko ta pa ta le che ma pa lapra le che chi bu chi chi ko le ta lo chon chi ya ta tam ji mi che be ta chi ki che a pa le te or te yin ne di na ne ani yi de sen de ti du ka le ya ta ge chi ne ke ma chu ma ta de or che ta di shu le ya ani che chi ne chi ta che ne ta lo bu so 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 ya la sem ge lo chong jia de che yin be ku de de yin de che de da chi da bu ta ma de ba yin de che gu ge de da de che da bu ta ma de de ga de me che be de che gu bo zu ge ga de ho ra de mo yin de zu ge da chi ge mo de jie mi de mi li ya dong e me ba de de an de sem le so che ge che sem le ya bo cha mi li dong e me ba de de zhong yao de che ge che ga de yin de che da bu de ba zhong yao de be de da nan guo cha sha zhong de ge ne nan guo che li ya an de sanje chu de 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 ni cha ba ta ta ke ne ta ta ge ma chu chu di na de bo cha sha zhong de ge ne an ji wu da ba an de che le de je dong e me ba che le de ne an de sem le so che ge ne sem le so che ge ne an de dong e zao ne me ba de de ma bu chong yao de ma ran de ba chang ma tam je ge ne tong de yin ye an ji de me de an ji ji li ji li ya an de pa sang ke wo de de yi du ka ka de se che bu lu chong sem bu lu chong che che Ini dunia zaman ni memang soya, tapi yang di tadi ni, tapi terus ane kacau le, lojong cina di, cuci juga zaman le, ane lojong cina di yang cakap ini, tapi terus tu tu dia, ane tak, mama nanti yang buat apa, lojong cina di, ane lojong di buat apa, terus tangan nanti, ane isu cahaya tangan tu kene, isu nanti isu tangan ni tangan tu thamah tu bah, ane isu ni cik, isu itu kan, aja cuma ni tadi isu le, ane. 이슈기 최최전 최면 상기미교 때문에 먹고 좋은 동안도
So generally the science and technology have given us so much thing, right? From the beginning of our civilization. So the, how we say that, when we are talking about the human, we have we work with the three base, like body, speech and mind. So science and technology had worked with the body and speech a lot. They had consumed their energy, they had developed a lot from body and speech. So that's why we are sending our children to educate, and education become very much important. But somehow they forget to educate their mind, right? In the beginning of our civilization, when they want to educate their mind, that in that, because of that willing, the religion came out, right? But religion means giving education to the mind, right? The older religion is mean of educating the mind. That's why in the past, there were loads of great saint and great siddhas, those who understand the meaning of religion in a right way. They study the mind, they improve their quality of their mind, and they get the realization. In Tibet or in India, there were lots of siddhas. They did practice, they did educate their mind, and they got a realization. For example, in Tibet, Milarepa. Milarepa was an ordinary person, right? He understood that he had to educate his mind, because we all know the story of Milarepa, right? When he realized that he need to improve his mind, quality of the nature of mind, and to educate his mind, then he got a realization. In one lifetime, he got enlightenment, right? Because he gave much importance to his mind. So exactly, if we see in a Christianism, in our in Italy, there are great saints like Saint Francisco, Father Pio. They also practice their religion. They have educated their mind, and they bring lots of benefit to themselves and to other people. So nowadays, what we are doing, we are giving so much. We are so much emphasized with the body and the speech. So we are trying to develop certain thing based with the body, with your action, all right? And we train our children to get education with the verbally. We are trying to train them. But we forget somehow, we forget to give important to educate our mind. That is the reason that if one mind is not educated, whatever education the children or the person is getting, there is always big doubt that whether that education will be benefit in a society or very harmful. Right? So a mind with full of afflictive emotion will never able to use their education in a positive way, because they will definitely going to use for I, for ego, for desire, for their own passion. So they won't be able to bring the genuine benefit to other people. So educating the mind, it means understanding the nature of your mind, to free our mind from the afflictive emotion. That is the real motto of a religion when we are saying the educating our mind. So when mind is educated, they will able to understand the causes of suffering is afflictive emotion. They eliminate afflictive emotion, then they generate altruistic behavior, then they practice on love and kindness, and that will bring the benefit. So that is why now what we have to do, we have to educate our mind. It's very much important. That's called a transformation of mind. So without having the proper mind, educated mind, whatever action through the body in which we are doing, there is always a risk that can be harmful to other and to self.
So when we have an educated mind, whatever the action comes from your body and speech, it will be always positive. Allora, sin dall'inizio la scienza e la tecnologia ci ha dato tanto, infatti oggi in questi giorni la nostra vita è assolutamente più semplice, abbiamo meno problemi. Ma la scienza che cosa ha fatto? La scienza e la tecnologia si è basata, noi sappiamo che ci sono tre modi di comparazioni, col parole e la mente. La scienza e la tecnologia che cosa ha fatto? Si è basata principalmente sul corpo e sulla parola, ha sviluppato principalmente queste parti. E in questo modo cosa si è potuto fare? Si è potuto mandare i figli a scuola, i figli hanno studiato, sono diventati più colti, ma la realtà è che si è dimenticato la terza parte, quella dello sviluppo della mente. E dal tempo, perché sono nate poi le religioni nel tempo passato? Proprio perché le religioni avevano proprio il compito di educare la mente, quello è il compito della religione. E in passato, in Tibet e in India specialmente, c'erano dei grandi maestri, dei grandi siddha che avevano delle grandi realizzazioni. E questo perché? Perché avevano basato la loro ricerca sulla mente, cioè avevano fatto in modo di scoprire come la mente funzionava e poi l'avevano portata su di loro e in questo modo avevano avuto delle grandi realizzazioni. Per esempio c'era Milarepa. Milarepa all'inizio era una persona ordinaria, non aveva nessuna grande realizzazione e poi piano piano ha sviluppato la sua mente, l'ha educata e in questo modo in una sola vita ha potuto ottenere l'illuminazione. Lo vediamo anche per esempio nelle altre religioni, nel cattolicesimo, per esempio nel cristianesimo abbiamo San Francesco, Padre Pio, che hanno fatto la stessa identica cosa, si sono basati sullo studio della mente, sull'educare la loro mente e poi sono stati in grado di portare beneficio a loro stessi e poi a tutti gli esseri senzienti. Ora, cosa succede? Si mandano magari i figli a scuola e si basa l'educazione proprio sul corpo e sulla parola, ma ci si dimentica della mente. E questa è la ragione per cui poi sorgono tutti i dubbi, ma riuscirà questo studio che questa persona sta portando avanti ad essere poi di beneficio per se stessa e per gli altri? Ecco, lo studio può essere di beneficio se accompagnato da una mente virtuosa, ovviamente, da una mente che è priva di afflizioni mentali, perché se invece la persona viene magari mandata a scuola, studia tanto, ma è piena di ego, di desiderio, di rabbia, di tutte afflizioni mentali, abbiamo visto prima che magari assume anche una posizione potente e poi può portare tantissimi danni, non solo a se stessa ma anche agli altri. Quindi, qual è la cosa importante da capire? Capire qual è la natura della mente e la religione si basa principalmente su di questo, cioè capire qual è la natura della mente, educare la mente per capire quali sono le cause della sofferenza, per eliminare le afflizioni mentali, per avere più amorevole gentilezza all'interno della nostra mente, per avere più altruismo all'interno della nostra mente e quando la mente verrà trasformata e sarà resa virtuosa, allora a quel punto non ci sarà nessun rischio che quel tipo di persona possa portare distruzione e sofferenza agli altri e a se stesso, quella persona potrà invece portare beneficio a se stesso e agli altri. Kansa yabu sopa yate, chik kansa sosu nyamne chiyari. Ti ngay liya, chi ngwa rochik saku borita, chik ngushita, ngwa rochik ngale, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita, chik ngwa yoyat kare sana, ngwa rochik saku borita
Pama tari yinta, ane ha gugu yoma, jeta lama ji chuti kwa, lama ya karchi kore se na, lama liya on shu kore se na, on ji shu che, pangu pama rane on shu che, dem yinta, ane kansan, ane chi ten ki che, di shira shimbi yoma, jeta ane ta, mazo tane son tila, ta diwe shingi mungu shira yore, diwe shingi to ya, ane che chuti kwa, shu ya de mano shu kore se, che shu ya di tu, ta kare se na, Kansan kwe jengi ene ta chwe di mikseri ta di lama chepo che susu yidam kari tenge ene susu deva yiwa chik che ane on shu che jengi kiri nyen kansan chi jengi che to pene chwe liya ngoro si ene lamri song yoro si lamri chenpo ta ane taga nata ane che ki ta di lamri ten chi ge dui mongo shio yoro che ta lamri dui bala lamzo chita song yoro che ta kira to mawa kwa na chwe shu gu yu na Ani che shiyo na tiba gyue shingye mungu shirayo re, ani namri tiro na shuku re. Che shiong chambo shita ni tibe, ali namsa pingu ma dis. Ne liya, ali simchen chi jengi che diya, wo chokma shimba ya, ali shiong chambo tri na, ali susu kanda ali pento kuma dis. Ne liya, ali simchen chi jengi che di shimba che. Namri ti songkyo, namri na kanka na yuwa dis da, dikpa maya da, gyawa kuya da. अने ले कुंडे सोया आता ले ले खाले खाले ये में तो क्या छाना सोया रस जैसा अंत बार मामा बाने केवे शिंगे तो अने तो बार मामू तो बात जैसा बना फिर कहाँ ले अने क्या चीज़ और लंबरी था अन नाम तो था अने तमा नाम था अने सेम्जी कौन था मंडरा यार सेम्जी लिया अने चिक लम्बा सोचो स ती नंदेश के वो क्या चीज़ हो अने शैन्य तेंदु था अने ठीक कैमरों को आता तो यहाँ ठीक हो रहा है ना चौथ जिया रुकता हुआ ती कैमरों ता शैन्य तेंदु टूगर ती अने यहाँ जम्मा शैन ना अने चौथ रुकता हुआ भी यहाँ शिंगे होंगे तो जैसा मदद तो बा ये वे शैन्य मंगोतों का दे किसे ना तेजी लोग को निमित्त है, अने सबसे तेजी से चौबे तेजी चेंज चेंटा, सबसे हमारे चंद्र लिया सबसे रामारा हमारे होते, हमारे ना तो शिन्य तेजी ले शिन्य तेंबे पहिये तमा तेंबे निमित्त, तेजी लोग को निमित्त, अने तास खासो दे सबसे तेजी से चौबे तेजी चेंज चेंटा, शिन्य तेजी ले हमारे होते जना चंद्र � अने शीने अने सोचो छे जेब यूँ ना शुमा ओं शिव यूँ ना मज़े ठंडे के अने सामने तांशी या वो इंग्लिश जेता अने मामा बने किराम सो छे अने इता शीन याद छे तो सब तो ना क्यों शीन ये यूँ इता मतलब तो आज तो यूँ इंसान पेटिंग कर अने शुशी वो पालिस So from today you have to know that you are the master of your own happiness, right? You have your own capacity inside you. If you want to find a happiness, you are the master. So you have to lead yourself towards happiness. So remember that you are the master of your own happiness. Don't depend on other. You can achieve your own happiness. Just you need to work on it. So those people, those are general people, those are not practitioners. You can practice in an analytical way. And then always remember that you are the master of your own happiness. And then those who are practicing Tantra, that as I mentioned before, there's two aspects of practicing. One is general, one is extraordinary one. Those who were like attending yesterday, the Tara commentary, they were the extraordinary practice. So those of them, for you, it's very much important to understand, to educate your mind, because on that base and that foundation, you have to build yourself as the form of tantra, right? So for that, that was the reason that even yesterday I was saying that the foundation is very much important. If a foundation, and if we start thinking about the extraordinary actions, then we are not able to perform nicely the tantric thing. We are not able to understand the different vows that we are getting. And what are the vow that we have to generate, Buddha Chitta Mind, and many more, right? So to, I'm not saying that you are not allowed to practice extraordinary. Definitely you are allowed to practice extraordinary teachings. Individually have a different choice. So you can choose any divinity
that what you like is an individual choice. But generally, you have to go through with the general teaching of Buddha, where it has been explained clearly in Lamrim, right? So go through the Lamrim teaching. There are different volume of Lamrim, brief, medium, and more longer. You choose what is good for you to study level of Lamrim. Three principal path is also the path of Lamrim. So try to study all this. So this will help you to make your foundation strong enough, so to perform your extraordinary action on the top of it. Because generally here in Europe, what we do, we did a mistake from the beginning. We invite our master, and without asking the basic teaching or about the foundation, we directly ask extraordinary teaching about initiation, right? Then you take initiation, at the end, after taking initiation, you are confused. Now you don't know how to practice. You know, you don't know how to visualize. And then you don't know how to generate. Then you become totally confused. So your extraordinary action is not getting into a right performance, right? So you are not able to perform clearly and perfectly, and you become more confused. So that was the reason that I was always giving more focus, that the preliminary teaching, general teaching, is very much important. So here in a center, you all are very much fortunate, because in center they used to invite a great master, a very good geshes and Rinpoche. So don't go first request about the extraordinary teaching. Ask about the basic teachings which can make your mind prepared. Ask Geshiras about the Lamrim, three principal path, about more most important to those who are practicing Tantra, knowing about what is refuge and what is Guru Yoga, what is the Guru Devotion. It's very important, because refuge and Guru Devotion is not so easy that you're reading the line and then you receive it. You have to generate inside it. You need to have a perfect knowledge. You know, you must know what are the eight actions that you have to practice after taking the refuge. What are the eight actions that you have to avoid? What are the benefit of practicing refuge? What are the disbenefit not having the refuge? You know, exactly in the same way to the guru. So if you don't study, if you don't know, then how are you going to practice refuge? How are you going to develop the Guru Devotion? Then how are you going to practice Guru Yoga? It's impossible, right? So for that reason, very much important is the basic foundation. So go through with Lamrim, three principal path, Lojong, about Guru Yoga, about refuge. It will take few hours only, but if you remember, if you practice, that makes your foundation more strong. Then you take an individual choice of extraordinary teaching, because you know that you are prepared. As we say, you are the master of your own happiness. So you know the quality of your mind, that you are prepared to perform that extraordinary teachings or not. Once you are ready, you choose any kind of divinity that you want from the any class, and then perform, and then you will give a best performance on the base of this tantric. So that's why the preliminary teachings are very much important. It's the real base and foundation of our practice. And always remember that you are the master of happiness. So don't forget it. So you can achieve the happiness if you work for it. Allora. Avete assistito a questi insegnamenti, ci sono stati anche gli insegnamenti dei giorni scorsi. Allora adesso cosa dovete pensare? Dovete arrivare a pensare che voi siete i maestri di voi stessi, siete i maestri della vostra felicità, e dovete condurre voi stessi alla vostra felicità, e non lasciate che la vostra felicità dipenda dagli altri. Adesso abbiamo visto che quando il Buddha ha dato degli insegnamenti, ci sono stati degli insegnamenti, l'abbiamo già detto, c'erano degli insegnamenti generali per tutti, che erano gli insegnamenti di base, che davano le fondamenta su cui poter poi praticare quelli che sono chiamati gli insegnamenti straordinari, gli insegnamenti del Tantra. Anche chi non pratica comunque, chi non è buddista, si ricordi comunque che è maestro di se stesso, quindi non dipendete dagli altri.
Allora, ieri abbiamo visto appunto il commentario di Tara, avete capito che bisogna educare la propria mente e ci vuole, per educare la propria mente ci vuole, e per poi poter praticare il tantra, che cosa ci vuole? Ci vogliono delle fondamenta molto stabili, ci vuole una base molto stabile, perché questo è molto importante, non si può praticare poi il tantra, non si può pensare di praticare gli insegnamenti più avanzati se non si ha una base solida. E per avere questa base solida bisogna capire quali sono gli insegnamenti di base, bisogna capire quali sono i voti che poi vanno presi, cos'è la mente di Bodhicitta, cosa sono i voti del Bodhisattva, eccetera, eccetera. Lama non sta dicendo che non si debbano praticare gli insegnamenti straordinari, gli insegnamenti più alti, ma che ci vuole una base molto solida all'inizio. Poi, quando questa base è stata sviluppata, allora si potrà scegliere, come ha detto, la propria divinità e si potrà continuare, perché abbiamo detto che siamo maestri di noi stessi, quindi a quel punto, quando la base è solida, ognuno, siccome è maestro di se stesso, potrà scegliere la divinità di qualsiasi classe del tantra per cui si sente portato, per cui si sente di essere pronto, e in questo modo tutto funzionerà nel migliore dei modi, se no niente potrà avvenire. Allora il Buddha ha dato quelli che sono gli insegnamenti di base, questi devono essere compresi e capiti. Quindi che cos'è che si deve fare? Si deve conoscere qual è l'Amrim, per esempio. Che cos'è l'Amrim? Di che cosa parla l'Amrim? E lo si deve conoscere bene, ci sono vari l'Amrim, c'è l'Amrim medio, c'è l'Amrim corto, c'è l'Amrim lungo, scegliete quello che vi aggrada di più, ma incominciate a studiarlo, incominciate a capire che cosa sta dicendo, dovete conoscere quelli che sono i tre aspetti principali del sentiero, bisogna studiarli e capirli in modo da avere una base solida per poi poter praticare il tantra e gli insegnamenti superiori. In Europa, quando gli insegnamenti sono arrivati, gli insegnamenti del buddismo e del Buddha sono arrivati, si sono purtroppo compiuti tantissimi errori. Perché? Perché le persone nei centri incominciavano a chiedere quelli che erano gli insegnamenti del tantra, gli insegnamenti elevati, senza comprendere che comunque bisogna chiedere gli insegnamenti di base, bisogna capire quali sono le fondamenta. Senza di queste non si potrà assolutamente capire quali sono gli insegnamenti e come poi poter praticare. Quindi, perché questo avviene? Perché poi, se non si hanno questi insegnamenti di base, magari si va, si prende un'iniziazione, infatti è stato fatto così, tante persone hanno preso tantissime iniziazioni all'inizio e poi non sanno come praticare, non riescono a visualizzare, non sanno che cosa devono meditare, non sanno come mi genero, cosa devo fare, quale visualizzazione devo fare, non ne hanno la più pallida idea e questi errori sono stati compiuti. Quindi, per evitare di creare ulteriore confusione, è bene focalizzarsi sui preliminari, conoscerli bene. Voi siete fortunati, avete qui un centro, avete molti geshe, molti lama, molti rinpoche che vengono a dare insegnamenti. Non chiedete insegnamenti superiori, chiedete il lamrim, chiedete i principali del sentiero, cercate di comprenderli bene, senza di quelli cercate di chiedere insegnamenti sul rifugio, sul guru yoga, come si sviluppa la devozione per il maestro spirituale. Perché queste cose non basta leggerle soltanto, ma bisogna anche capirle. Che cosa devo fare una volta che ho preso rifugio? Come devo comportarmi nei rispetti del mio maestro? Come si prende rifugio? Una volta che ho preso rifugio, quali sono le azioni che devo compiere? Quali sono le azioni che non devo compiere? Queste cose sono molto importanti. Se no, se non vengono fatte, praticare tutte le altre cose diventa impossibile. Non è assolutamente, senza le basi, senza l'amrim, senza il lojong, senza il rifugio, senza il guru yoga, senza i tre aspetti principali del sentiero, non si arriva da nessuna parte, non si possono praticare gli insegnamenti superiori. Ricordatevi che voi siete i vostri maestri, ricordatevi che siete i maestri della vostra mente e quindi Lama ci tiene a dire che i preliminari sono molto importanti per la vostra pratica, per la nostra pratica, e ci tiene a ricordare di nuovo che siamo i maestri di noi stessi e se lavoriamo, se ci impegniamo, i risultati arriveranno. Quando ti dico,
Anti Julia, Anne, Ida, Anne, Sangeta, Anne, Chuda. Rangi Ugana, Rangi Ugana. 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 Rangi Christian Toshin did that, don't do that. The Rang Chizu Lia, Rang Kalia, and Pamadama Kiruch from Tigalia, and a kid Toshin from another chair from the Ali, the Rang Tinjita Lamata, they were chair too in a Tita Kamukum. And the Chiki, I was Tambu Shoga, I was from Pons House on the Kuna, and then you went Tabarjit Tabukum Bayala, and you could do it in a Yan Yan's chance, you saw them to do this. I am the dear, the dramatic machine in the east on the tuna. So say, one she shall allow my unit. Lamata chishot, so in a honey, Rang Chiuk on Pamma, the Majavache, Tikanga, honey, Yemat, Kasura, Pamma, the Dava, Yemet, Tikanga, honey, so say, Deva Chishok, Lamati, honey, Tikanga, Cheddita, Lama Sheda, in a Tituba, and a separate summer to you. Honey, the new day, honey. Idam Samatanja to the and Subate and Sagata, Gilda Chirta, Giduta, and Subate, and a Chigon Sumata, Churju Samata, and a Tigay Fama, give you men about the Yuza Lamati to what to do. And he Yudune, and a Yahoo de Shovet, yes, to form the Yemekulia, Pato Levitska to do Canary, so she could do in any, and Pin to Tabarja Martin, but Che Tene, and a man enjoying it, Dilly and Tabachi, and Lincoln Yamacheta. Lama nejo kiri kiri sun kuna idam kasa lama sinyeti ini idam sinyeti lama tuibori lama kiri sun bori idam lama nejo kiri sun bori ini tuju ji kena tu kudo ne ini susu ya bu cunai dia suatu ini ta kerja orang ti kerja insan kerja jen tu bu cunai dia suatu ini susu saya kui di ini dia kui saya kui di ini dia kui dia memang jen ini susu mihun tu kalau ya bu kari itu nanti saya lama dia kui dia memang jen sun kuna Ani, so some way they can take it cheeky, cheva cheva, and some chill, so said the tona, you put it in. Yeah, we are slamming and just did these. So I'm going to explain, as we don't have much time, the brief Guru Yoga, as many of you are practicing Tantra. So, as there are many confusion, sometimes many people ask that who is my root Guru and how to visualize the Guru Yoga, so they get confused. So those who were attending the commentary of Tara, they know how to visualize the tree, the guru, like a refuge tree and all. It's similar, very similar. So you have to visualize your one lotus with the 8 petals on the top of your crown. On the top of lotus, there is a moon disc and then sun cushion. On the top, you have to visualize your guru. Now you have maybe 10 guru that you had received initiation from 10 guru. So one of them may be very close to you, right? Maybe you have 20 gurus from you receive teachings and initiation, commentaries. So you have the guru which is very close to your heart, that you have a sentiment connection with that guru, okay? So then you visualize that guru sitting on sun cushion. Then from his heart, rays of light appears and it touches all other guru. So as soon as the rays of light touches them, they all transform into a rays of light and dissolve back to his heart. Now your guru become one form, but all in one, right? Again, second rays of light appears. It touches all the idam that of what you had received the initiation. Okay, all the initiated idam, they transform into a rays of light and they dissolve back to your guru. Again, Buddha. Again, Dharma and Sangha, Buddha Sattva, a hero, heroine, protector. One by one, you can visualize one by one, and they all transform into rays of light, dissolve back to your guru. Now your guru become your refuge, your yidam, everything. Dharma is in your guru. So guru become one form in all. So most important is, the guru is form of yidam, right? If there is no guru, there is no yidam. So guru become very much important. A person who get a realization on the base of Guru Yoga, they can able to see idams, because the manifestation of Guru is the idam, right? So Guru is very much important. So early morning you do this meditation. So with the conscious mind, keep this consciousness whole day long with you. So whenever you are eating, make an offering to your guru, right? Because you can feel the presence of your guru. Whenever you're drinking, make
make offering to your guru. Whenever you see a nice flower, make offering to your guru. Whenever you are passing through the beautiful view, make offering to your guru. So in that way, you can accumulate great merit of offering certain thing to your guru every time. And also it helps you to control your affective emotions, right? So when you do every single day, suddenly after some time, you will feel the presence of your guru with you, your refuge with you. So whenever you have problem, you have your refuge with you. Whenever the fear is there, you can pray to your refuge, your guru, you know. So you are not alone. Your refuge will be, your guru will be all the time with you. So that is a very brief and very easy meditation of Guru Yoga, so you can practice in your daily life. Ok, allora adesso Lama vorrebbe dare una breve spiegazione del Guru Yoga, perché ha notato che a volte c'è molta confusione tra le persone che appunto hanno, magari hanno preso delle iniziazioni oppure hanno un maestro, magari hanno preso insegnamenti o iniziazioni da vari maestri e si chiedono ma qual è il mio guru principale, chi è che devo visualizzare quando faccio la visualizzazione, e ha notato tutte queste domande che la gente si fa. Allora vorrebbe dare una breve spiegazione che è anche molto semplice, così almeno la potete portare avanti tutti i giorni. Coloro che hanno assistito al commentario a Tara ieri hanno visto come si fa la visualizzazione dell'albero del rifugio, eccetera eccetera. Adesso darà una spiegazione semplice, diciamo, che potete portare avanti. Allora, dovete visualizzare sulla vostra testa un loto ad 8 petali, con sopra questo loto c'è un disco di luna e sopra il disco di luna c'è un disco di sole. Sopra questo disco di sole c'è il guru, il vostro guru. A questo punto uno potrebbe dire, ma io ho 10 guru, 20 guru, non lo so, ho preso iniziazioni da tanti. Allora, cercate di immaginare il guru con cui avete una connessione più stretta. C'è sempre qualcuno con cui sentite un maggior feeling, diciamo, no? Allora immaginatevi quel guru sopra la vostra testa, seduto sul disco di sole, e a quel punto dal cuore del guru raggi di luce si irradiano fuori e toccano, vanno a toccare tutti gli altri vostri maestri da cui avete ricevuto le iniziazioni. Questi maestri si trasformano tutti in luce, i raggi di luce ritornano e si riassorbono nel cuore del vostro guru. Poi nuovamente, per la seconda volta, raggi di luce si espandono fuori, vanno a toccare tutti gli idam delle iniziazioni che avete ricevuto, e poi anch'essi diventano luce e si riassorbono tutti nel cuore del vostro guru principale. La stessa cosa poi avviene con i Buddha, la stessa cosa avviene con il Dharma, e poi lo fate con i Bodhisattva, le eroini, gli eroi, i protettori e tutti quanti. A questo punto il guru chi diventa? Diventa tutte queste persone, quindi avete il guru tutti in uno. E adesso la persona, dovete sempre pensare che vedere il vostro guru nella forma degli idam, rappresenta proprio gli idam. E alla mattina cosa dovete fare? Portare la consapevolezza del vostro guru con voi tutti i giorni. Quando mangiate, offrite al vostro guru, quando bevete, quando vedete qualcosa di bello che volete, lo offrite. In questo modo, offrendo tutte le cose belle, anche quando mangiate, quando camminate, tutte le cose che vedete, accumulerete tantissimi meriti e ciò vi farà anche, controllerà anche le vostre afflizioni mentali. In questo modo non sarete mai soli, avrete sempre il vostro guru con voi tutti i giorni. Quando per esempio avrete delle sensazioni di paura o sarete, non so, avrete delle afflizioni all'interno, saprete che il vostro guru è sempre con voi, vi accompagnerà sempre, non sarete mai soli. So those are not Buddhist, those are Christian or Catholic. They can also visualize, they don't have to visualize like a guru and all, they can visualize Jesus Christ, okay? And the method you can use exactly the same. Or those who have a close
closeness to Mother Mary. They can even visualize Mother Mary, and then you can feel that Jesus Christ is always with you and Mother Mary is always with you in the same method. E per coloro che invece non sono buddisti, potete usare lo stesso metodo che si è usato per i Buddha, i Bodhisattva, gli Idam, eccetera, eccetera, ma quello che dovete visualizzare è Gesù Cristo, Madre Maria, e pensare la stessa cosa, pensare che tutto il giorno Gesù o Maria sono con voi, non vi abbandonano mai, li avete sempre con voi, non siete mai soli. ma tu ti è chiesto a me, Marato Mima Chane and Diva Chick Chuta Shanti Chiche Kazir Chikyo Chick Futu in the any Yahoo Chuto at the any Kalsokre and Simjan Samantha Digi Yonya Tawa Yin to get some more shit. Onto Diva sort of the Lama Boy or Din Diva and Big Save the Shuba in the Chuta Mena, Lama Yoma, Lama Mena, and Mima Digi Yonya Power Cheta. Mima, Digi, Yonya, Chesh, and Lama, Lama Shimba, Chesha, Man, Middle, Chesha, 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 Chesha,
che chik ka to re mo ku pyu ti ye no do ru che ya chik ma shu ma ma ya wa ayo sa pe chik ti re mi gi che ai pyu ri na ani ta so so le phe tho ma de la ani chu do le ko sha yi mu wa ti de ti ka ma ju na ga tha na ya pe sim che tha che che to ani pyu ri yin sa pe ku lu ya wo che che pyu ri na ani rang xian tha ma tha de phe tho le ti de ti ka ta ne so de ma do So, as we don't have much time, so I would like to say thanks to the center who had invited me and give me a possibility to speak to all of you. So I just want to say a few words for our center, because center become very much important in our Western society, because Western society is not like our society in Tibet. In Tibet we have many lamas, many monasteries, so it's easy to receive teaching, right? But in West, it's difficult to receive, find guru, first of all. To have a guru, we need a center, because when the center exists, then the guru can come, because center can invite guru. Then center bring the possibility to the public people to come and listen what the guru is giving, right? A knowledge or wisdom. So center become a very important pillar from in a West country. So we all have to support, because center is not for individual benefit. Center is based for benefiting all the sentient beings. Those who ever coming to listen teacher is because of center. Those who are getting the benefit is also because of center. Because if the center is not exist, the guru can't come. There is no possibility for guru to come, right? But this possibility is possible because of centers. So we all have to understand the importance of center in our city. So that's why we all have to support center. We have to make this center more stronger, so it can able to benefit more sentient beings. Because center is for benefiting all the sentient beings. So individually, whatever we can support, whatever we can do for center, we have to do. Even financially support, or what kind of support we want to give or we can give to center, we have to do it openly, right? But very much one thing very much important, whenever you are supporting center, like let's take an example of financially, if you want to support center financially, your motivation has to be free from eight worldly concept. Because otherwise you are giving money to center, but you are giving with your ego,
right? Now I'm supporting this center. Now the center have to listen me. I am doing this to the, I am doing this. That is the eight worldly concept. So whatever you are doing for the center is not helpful, right? It is not helpful, it's not genuine. So your support should be genuine. Your motivation should be free from eight worldly concept. You have to, even you are giving 100 euro, whatever the financial you can able to give, you have to dedicate that my money will able to sustain the center, so the many sentient beings, many people can get the benefit. So I can help center to make the foundation so the many people can come and listen. If I make financial support, the guru can come and give teaching, you know. This kind of genuine motivation should be there. So if one is supporting because of their ego, it's not a good support. It's not a genuine support. So support should be free from affinity emotions. So that is my request to those who want to support the center. Please generate a genuine motivation without ego, without affinity emotions, and without it worldly concern. Support genuinely. So it can benefit all the sentient beings. Mm-hmm. Okay. Allora, adesso non il tempo è quasi terminato. Lama voleva ringraziare tutti e vorrebbe spendere qualche parola per il centro. Allora, diceva che un centro di Dharma è molto molto importante, specialmente nel mondo occidentale, perché per quanto riguarda il Tibet la cultura è già ben radicata, ci sono molti insegnamenti, ci sono molti maestri, ci sono molti monasteri, ma in Occidente le persone possono venire a conoscenza del Dharma e possono incontrare i maestri proprio perché ci sono i centri di Dharma. Se una persona vuole trovare un maestro spirituale, nell'Ovest, come ben detto, proprio perché non c'è la tradizione, diventa difficile trovarlo. E i centri di Dharma sono in grado di farlo, quindi se un centro è presente, dà la possibilità alle persone di venire, di assistere agli insegnamenti dei vari maestri e quindi di poi poter trovare il proprio maestro spirituale. Quindi diceva, se potete, cercate di supportare i centri in modo che le persone possano usufruire del centro e avere dei benefici. La motivazione dovrebbe essere proprio quella di supportare il centro affinché le persone possano avere dei benefici e tutte le persone possano avere dei benefici. Il centro si può ovviamente sostenere in vari modi, si può sostenere economicamente, si può sostenere facendo dei lavori all'interno del centro, con il volontariato, ci sono vari modi di supportare e se si supporta il centro lo si rende più forte e questa forza del centro sarà in grado poi di beneficiare più esseri senzienti. Individualmente appunto ognuno può fare molto. La cosa che Lama vuole mettere in chiaro, vuole proprio sottolineare è questa: quando supportate per esempio in particolar modo finanziariamente il centro, cercate di essere liberi da quelli che sono gli otto dharma mondani. Cosa significa? Per esempio, io do dei soldi al centro e il mio ego si alza e quindi dico, io do i soldi al centro, quindi dovete fare come dico io. Quindi io vi do i soldi, li mantengo e quindi le cose vanno fatte così. Questo è l'ego che si sta alzando, non serve a niente. La motivazione è che date 100 euro, date quello che date, dovete dedicare quello che date, dovete dedicarlo e dire che i soldi che do possano essere di beneficio a tutti gli esseri in modo che li possano così che gli insegnamenti possano venire, così che i maestri possano venire e così che tutti gli esseri possano essere beneficiati da questi insegnamenti. Questo è il modo corretto di beneficiare e supportare il centro. Se invece l'ego si alza e ci sono appunto si dà con una motivazione piena degli otto dharma mondani dell'ego, non serve assolutamente niente. Per favore, quando aiutate, quando supportate, cercate di creare una buona motivazione senza ego e senza gli otto dharma mondani. So sorry, I took 1 hour more, so we finish over here. Thank you so much. Scusate, vi ho preso un'ora in più rispetto al tempo che era stato stabilito. Vi ringrazio molto.
Sada lam je yendara dhane, 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 sada lam je